Buonasera a tutti e benvenuti alla videoconferenza Dove investire nel 2021, che quest'anno eh, non sarà dedicata solo alla descrizione dei principali prodotti eh, finanziari, come al solito facendo sempre nomi, cognomi e codici ISing, ma sarà dedicata anche alla pianificazione finanziaria e alla descrizione di quelle che sono le possibili strategie di investimento da adottare nel. Buonasera a tutti e ben ritrovati, benvenuti alla videoconferenza dove investire nel 2021 che quest'anno non sarà eh, dedicata solo alla descrizione di quelle che ritengo essere le migliori opportunità eh, del momento, quelli che sono i principali prodotti finanziari, come al solito facendo nomi, cognomi e codici ISIN, ma quest'anno sarà dedicata anche alla pianificazione finanziaria e alla descrizione alla descrizione di quelle che saranno eh, che potrebbero essere le eh, possibili Strategie di investimento. Eh, per chi non mi conosce, io sono Gabriele Bellelli, sono un trader, sono un investitore, sono un educatore finanziario indipendente e gestisco il sito bellelli.biz che vedete in sfondo in questo momento. Come al solito, prima di iniziare, vi chiedo un riscontro audio-video, quindi vi chiedo se sentite correttamente la mia voce, se vedete in modo nitido lo schermo che sto eh, proiettando. Vedo che in tanti si stanno eh, collegando, per cui eh, ne approfitto per due velocissime eh, comunicazioni. Allora prendo anche in mano le slide, già che ci siamo, andiamo subito in presentazione. Allora eh, dicevo eh, due velocissime eh, comunicazioni. Allora, eh, questa è la prima di due. Di due videoconferenze, nel senso che la videoconferenza dove investire il 2021 l'ho divisa in due parti, una parte si svolgerà questa sera, venerdì 29 gennaio, e eh, quelli che vedete in sfondo in questo momento sono i eh, punti salienti che andremo a trattare questa sera. La seconda parte che ho diviso perché avevo tanto materiale da illustrarvi si svolgerà mercoledì 3 gennaio, quindi sono due videoconferenze complementari e non alternative tra di loro. Quindi questa è la prima parte e quella di mercoledì sera sarà la seconda parte. Ovviamente tutti voi che siete iscritti a questa videoconferenza non dovrete... E re iscrivervi, ma siete già iscritti anche al prossimo appuntamento di mercoledì sera, quindi in questo modo ehm, potete partecipare. Riceverete il link in automatico, il link sempre personalizzato. Quindi mi raccomando, non condividetelo con amici, eccetera, perché altrimenti eh, se entra l'amico non entrate voi. Eh, stavo pensando se c'erano altre comunicazioni da fare eh, allora eh, domani stasera siamo in diretta, domani comunque troverete la registrazione sul mio canale YouTube, riceverete una mail eh, voi tutti i partecipanti con eh, il link per poterla registrare, se volete anche iscrivervi al canale mi fa molto piacere, come mi fa molto piacere anche se vi iscrivete al mio gruppo chiuso Facebook che si chiama Gabriele Bellelli Trading e i un gruppo gratuito ma è chiuso faccio un minimo di selezione all'ingresso per evitare eh, gli account falsi e quelli no spamming eccetera però fate domanda di iscrizione sarà un piacere avervi con noi ok allora direi che i risultati riscontri sono tutti eh, positivi vedo sento benissimo per cui direi che possiamo partire immediatamente allora tolgo la webcam in questo modo eh, evitiamo di Consumare banda, eccomi qui. Chiedo conferma se la webcam non si vede più giusto per essere sintonizzato. Ok, perfetto, benissimo. Allora, dicevo. Eh, partiamo eh, immediatamente. No? Il tema della serata dicevamo è quello del dove investire nel 2021. Ovviamente, per rispondere a questa domanda servirebbe no, la sfera eh, di cristallo. Non avendo io il dono della preveggenza, questa sera quello che possiamo fare insieme è concentrarci su due aspetti eh, fondamentali di quella che è la costruzione, prima e poi la gestione di un portafoglio finanziario. Il primo è illustrare i criteri di una corretta pianificazione finanziaria personalizzata. Il secondo aspetto è quello di selezionare prima le strategie e poi eh, gli strumenti finanziari più efficienti per realizzare la pianificazione finanziaria e quindi per andare a soddisfare l'obiettivo finanziario dell'investitore, ovviamente compatibilmente con quello che è il suo grado di rischio e la sua ottica eh, temporale. Allora, un attimo che le slide non vanno. Eccoci qua. È risolto il problema. Dicevamo eh, partiamo dal dal primo aspetto eh, della mh, costruzione della pianificazione finanziaria personalizzata. Eh, probabilmente, un attimo, un attimo, una parentesi. Eh, non c'è bisogno di dire di sottolinearlo, però nel dubbio credo che sia corretto sottolineare come i contenuti di questa videoconferenza non costituiscono un servizio di consulenza finanziaria personalizzata. Quindi questa sera descriverò dei concetti, delle strategie, dei prodotti finanziari che servono da spunto, eh, diciamo così, di riflessione, ma poi sarà eh, tuo compito e dovere quello di approfondire la conoscenza dei prodotti eh, finanziari e di rielaborare queste informazioni in funzione di quella che è la tua specifica eh, pianificazione ovviamente. Facendoti aiutare se necessario da un consulente piuttosto che da un promotore finanziario di tua fiducia. Eh, dicevo, partiamo eh, dalle basi: no? il sogno di tutti è quello di vivere di rendita, no? una sorta di reddito di cittadinanza per tutti, dove fondamentalmente, senza dover eh, faticare, è possibile guadagnare e avere entrate, no? le famose entrate automatiche o cose di questo tipo, che sono più un'americanata e eh, che altro. Eh, il sogno di tutti, è appunto, quello di vivere di rendita, però purtroppo la dura realtà è che la maggioranza delle persone. E è costretta a vivere all'interno dello schema che trovate qua sotto, eh, quello cioè di lavorare, guadagnare, risparmiare e poi investire. Ecco, questa sera noi ci concentreremo sull'ultimo di questi eh, concetti, cercheremo quindi di capire come investire in modo efficiente, consapevole e eh, da buon padre di famiglia. No? Il buon padre di famiglia è l'investitore che punta a ottenere un rendimento oppure eh, un'entrata periodica soddisfacente, ma ovviamente strizzando l'occhio, quindi avendo un'oculata gestione del rischio. Allora, Investire i propri risparmi significa fondamentalmente costruire e gestire un portafoglio finanziario. In apparenza questo concetto è semplice, direi quasi banale, quasi scontato: ma in realtà il concetto di costruzione e di gestione di un portafoglio è decisamente eh, complesso, anche se non appare così, mi rendo conto eh, a prima vista. Ed è questo il motivo. Per cui eh, viene spesso ignorato e, e sottovalutato dai risparmiatori. Allora devi infatti sapere che un portafoglio è efficiente solo se è personalizzato, dove per personalizzato significa che deve essere costruito no? come se fosse un abito di sartoria qui nell'immagine, sulle specifiche esigenze finanziarie della persona. Solo e diciamo così, in questo modo è possibile andare a costruire un portafoglio efficiente, dove per efficiente si intende in grado di realizzare il tuo obiettivo eh, finanziario. Il processo di personalizzazione di un portafoglio si chiama pianificazione e dal momento che serve per personalizzare il portafoglio deve essere necessariamente un processo soggettivo, cioè appunto eh, personale. Questo significa fondamentalmente che ogni investitore dovrebbe avere un portafoglio creato eh, ad hoc. Ad esempio, mia moglie... Abbiamo due pianificazioni diverse, no? soprattutto in termini di tolleranza al rischio, per cui abbiamo due portafogli eh, diversi, simili ma diversi. Eh, stesso discorso rispetto ad esempio a mio fratello piuttosto che ai miei genitori. No? Facciamo tutti parte della stessa famiglia, ma ogni portafoglio è, è diverso dagli altri perché sono diverse quelle che sono no? le esigenze dei singoli componenti della famiglia. Eh, un portafoglio dovrebbe essere un po', passatemi il termine, come un'impronta digitale, no? diverso e unico per ogni eh, investitore. Entrando più nel dettaglio, ehm, la pianificazione finanziaria, qui vediamo l'immagine che credo eh, tratti bene questo aspetto, è il processo mediante il quale eh, un investitore cosa fa? Partendo dalla quantificazione di quello che è il proprio patrimonio, quindi della propria, ehm, de delle proprie risorse, può personalizzare il proprio portafoglio selezionando quelle che sono le soluzioni di investimento più efficienti per andare a soddisfare i propri obiettivi, come dicevamo prima, però attenzione tenendo conto di quelli che sono i propri vincoli personali, in particolare il grado di rischio e eh, l'ottica temporale. Come dicevo, illustrato in queste immagini in sfondo, no? la pianificazione vedete, è, è un processo che necessita di numerosi passaggi. No? Prima c'è l'analisi patrimoniale, con il redigere il conto economico, lo stato patrimoniale della persona, ragionando come eh, se si fosse un'azienda, no? quindi ipotizzando la persona come un'azienda. Ecco. In questo modo quindi è possibile analizzare lo stato patrimoniale. Ripeto, conto economico e stato patrimoniale. Dopodiché c'è l'analisi di quelle che sono le entrate, delle uscite, con l'obiettivo... Di andare a massimizzare il risparmio. Attenzione: in questa parte, non voglio dire che dobbiamo fare una vita di stenti oppure mangiare pane e cicoria, ma semplicemente si tratta di razionalizzare quelle che sono le uscite e, e eventualmente potenziale risparmio se necessario per raggiungere l'obiettivo. Qualora il capitale dovesse essere insufficiente per raggiungere l'obiettivo, eh, definire poi il terzo passaggio, quelli che sono gli obiettivi finanziari, delineare poi il grado eh, di rischio, andare a individuare quella che è l'ottica temporale o dell'obiettivo finanziario oppure della persona, e poi dopo c'è l'ultima parte, quella dedicata prima alla costruzione e poi alla gestione del eh, portafoglio. In realtà. Eh, il quadro è ancora un po' più complesso, ancora più elaborato eh, di quello che vi ho appena descritto in modo sintetico, ehm, perché in realtà andrebbero affrontati anche altri temi come ad esempio l'analisi e la pianificazione immobiliare, soprattutto per quanto riguarda il risparmiatore italiano, che è molto esposto sull'ambito immobiliare. Poi c'è tutta la parte eh, legata alla previdenza, tutta la parte legata alla parte assicurativa. Quindi il tema in realtà della pianificazione finanziaria personale sarebbe molto più ampio. Di quello che non è descritto in questo momento. Oltretutto, poi, per questa sera, fondamentalmente, per motivi di tempo, non abbiamo la possibilità di trattare tutti questi eh, diciamo aspetti, queste caratteristiche che vi ho citato. Per cui mi andrò a focalizzare questa sera su quelli che ritengo essere i principali aspetti, quelli più importanti per la serata di questa sera ma soprattutto per quella di mercoledì prossimo. Eh, quindi mi focalizzerò sul la, discorso obiettivo eh, finanziario e grado di rischio. Partiamo ovviamente dal primo aspetto che è quello dell'obiettivo di investimento, quindi dell'obiettivo finanziario. Allora c'è un concetto che eh, dovete sempre tenere a mente. Eh, costruire un portafoglio significa ragionare per obiettivi, eh, significa darsi una meta. Eh, entro certi limiti potremmo dire che costruire un portafoglio è un po' come organizzare e pianificare una vacanza. Eh, no? Prima cosa faccio? Vado a decidere il budget monetario a disposizione, cioè il capitale, poi vado a scegliere dove andare. Cosa faccio? Mare, montagna, città? Facciamo finta di andare in Grecia. Poi cosa facciamo? Decidiamo la località precisa in quale città della Grecia vado? Faccio terraferma, faccio isole, facciamo finta di andare, non so, a Santorini, no, ci trattiamo bene in un'isola. Poi cosa facciamo? Poi andiamo a selezionare il mezzo di trasporto per eh, raggiungere la nostra meta. Cosa andiamo in aereo, in barca, circumnavighiamo e andiamo in macchina, no? E anche questa è una scelta e dopodiché eh, infine dobbiamo decidere dove alloggiare, no? Albergo, appartamento in affitto, in tenda, eccetera, no? Ecco, ehm, questo è il modus operandi eh, che noi dobbiamo eh, assumere. Eh, definire una meta, quindi il nostro obiettivo finanziario in questo caso è fondamentale per poter organizzare no, il viaggio che vi citavo eh, prima in Grecia, no? ma anche per comprendere se stiamo sbagliando strada. Provate a pensarci, no? se io sono a Bologna e devo andare a Firenze, eh, non facciamo avere Venezia, che mi è il mio più comodo, quindi se io sono a Bologna e devo andare a eh, Venezia e poi a un certo punto mi ritrovo a passare per Ferrara e per Padova, beh io mi rendo conto di essere non nella direzione giusta e quindi posso continuare a procedere in quella direzione. Al contrario, invece se da Bologna mi ritrovo a Piacenza, ecco io capisco di essere fuori strada rispetto a Venezia, quindi che cosa faccio? Mi fermo a costo e faccio inversione eh, appena passato. Posso, cioè vado a rivedere il mio piano eh, di investimenti, in questo caso, declinandolo nel mondo eh, del, del, della pianificazione finanziaria. No? Quindi, allo stesso modo, in forma, eh, andare a definire un obiettivo finanziario è indispensabile per, per poter pianificare una strategia, la strategia migliore, quella cioè più efficienti in termini di rapporto rischio-rendimento per poi andare a realizzare il nostro obiettivo finanziario. Eh, entrando più nel dettaglio, eh, gli obiettivi finanziari eh, sono soggettivi, per cui eh, ci possono essere migliaia di varianti, però eh, in linea generale gli obiettivi sono classificati nelle cinque macro aree che vedete qui eh, illustrate. Abbiamo l'obiettivo protezione, l'obiettivo conservazione, l'obiettivo entrata periodica, l'obiettivo somma nel futuro, L'obiettivo eh, rendimento. Eh, partiamo, dal, partiamo dal primo. Eh, allora, eh, l'obiettivo allora, protezione. Allora, eh, in realtà, mh, questo obiettivo è quello, eh, quello base, è, è l'obiettivo eh, che dovrebbe essere comune a ogni investitore e che deve avere la precedenza su tutti gli altri eh, obiettivi, no? deve essere proprio una priorità quella della, pro della protezione del capitale. No? Lo scopo eh, di questo obiettivo finanziario qual è? È proteggere il capitale umano della persona e della famiglia. Questo è il primo obiettivo dicevo che dobbiamo realizzare, il primo obiettivo che dobbiamo soddisfare. Potremmo pensare agli altri obiettivi solo dopo aver eh, diciamo così, soddisfatto e realizzato eh, questo obiettivo. I due eh, principali prodotti per soddisfare questo obiettivo sono due: la eh, liquidità e fondamentalmente dei contratti di assicurazione. Vediamo un attimo nel dettaglio. Allora, per quanto riguarda eh, la liquidità, diciamo così, è saggio. Eh, mantenere sul conto corrente oppure su un conto deposito libero, cioè eh, non vincolato, una cifra pari a 6-12 mensilità eh, dello stipendio, questo a seconda poi delle dinamiche personali, in modo tale da poter far fronte agli imprevisti, come ad esempio si rompe la caldaia ed è necessario cambiarla senza dover andare a. Mettere mano ai risparmi eh, investiti. E poi c'è il tema, il secondo aspetto, quello delle assicurazioni. Da questo punto di vista è, è indispensabile proteggersi da che cosa? Da tutti quegli eventi rari e Per fortuna poco frequenti, ma che purtroppo, quando si verificano, possono causare delle gravi conseguenze economiche negative per noi, per la nostra famiglia e magari che potrebbero andare a precludere, che ne so, ad esempio, il futuro scolastico dei nostri figli. No? quindi, in quest'ottica, è saggio andare a proteggersi dal rischio premorienza, dal rischio invalidità, dal rischio eh, malattie gravi, no? ad esempio, attraverso una polizza temporanea a caso morto oppure un'invalidità permanente. No? Eh, questo vale anche maggior ragione se hai dei figli che sono minorenni, eh, se il coniuge non lavora oppure non ha uno stipendio fisso oppure se hai un mutuo o comunque altri impegni finanziari a cui fare fronte. Eh, per quanto riguarda questo obiettivo protezione, direi che non c'è altro eh, da aggiungere. Diciamo che la realizzazione di questo obiettivo è la prima, il primo step che chiunque di noi eh, deve fare. E, ed è molto semplice, perché significa fondamentalmente mantenere una certa liquidità sul conto eh, o in conti deposito eh, non vincolati e poi sottoscrivere le assicurazioni necessarie a tutelare no, il, capitale, il capitale umano. <coughs> Scusatemi. Eh, già più interessante invece il discorso dell'obiettivo eh, conservazione. Eh, conservazione significa, eh, diciamo così, consiste nel proteggere il patrimonio dall'erosione dell'inflazione e dalle perdite monetarie. Eh, quindi io ho 100 monetine oggi, voglio che ci siano 100 monetine domani più la rivalutazione dell'inflazione. Questo è il concetto. Questo è, diciamo così, l'obiettivo tipico di chi è eh, avanti con gli anni e, e magari ha necessità assistenziali come ad esempio eh, eh, pagare una badante, una casa protetta o comunque far fronte a eh, cure mediche. Eh, per realizzare questo obiettivo eh, occorre adottare un profilo di rischio estremamente basso diversificare ampiamente il portafoglio, eh, privilegiare un'ottica temporale di breve periodo e ehm, inoltre anche andare a reinvestire periodicamente quelli che sono i eh, proventi, no? come le cedole, eh, i dividendi o le eventuali plusvalenze ehm, che si sono realizzati. Eh, I prodotti più eh, efficienti, i prodotti finanziari intendo più efficienti. Eh, per realizzare, per soddisfare l'obiettivo conservazione, eh, fondamentalmente sono i titoli di Stato indicizzati all'inflazione: titoli di Stato sia eh, italiani che esteri. Eh, poi, tra i prodotti. E complementari, oltre ai titoli di Stato indicizzati, dicevo, eh, possiamo trovare le singole obbligazioni in euro, ovviamente di emittenti eh, con un buon pedigree, quindi eh, solidi dal punto di vista patrimoniale e finanziario, eh, senior, quindi non obbligazioni subordinate e con scadenza breve. Poi possiamo aggiungere a questa tipologia di prodotti anche i certificati a capitale protetto, sempre con scadenza breve, possibilmente anche liquidi e ben scambiati, cosa che nei certificati a capitale protetto non è sempre così facile come vedremo poi eh, mercoledì prossimo. Ehm, poi, anche se io non sono un amante del genere, diciamo che volendo è possibile anche valutare una qualche polizza ramo 1 no, di quella gestione eh, separata. Per quanto riguarda la eh, gestione eh, di portafoglio a livello di strategie, quindi quale strategia adottare. Per gestire quindi i prodotti finanziari che si sono acquistati, eh, beh, generalmente si utilizza un approccio basato su strategie passive, su strategie statiche, no? E eh, quindi che non necessitano di una movimentazione, di una manutenzione direi particolare. No? L'esempio classico, visto che il grosso, vedete, è composto fondamentalmente da eh, obbligazioni o titoli di Stato, ecco che allora in questo caso l'idea è quella di acquistare no? il titolo di Stato, ad esempio, indicizzato all'inflazione e mantenerlo in portafoglio fino a quella che è la naturale scadenza per poi eventualmente andare a reinvestire i proventi su eh, un nuovo titolo di Stato con una scadenza eh, superiore. Eh, dopo abbiamo l'obiettivo entrata periodica. Eh, questo è fondamentalmente l'obiettivo di chi vuole far lavorare il proprio capitale, i propri risparmi in modo tale che generino delle entrate monetarie periodiche. No? Eh, questo è l'obiettivo tipico eh, di chi ha un mutuo, di chi ha delle rate o comunque un impegno finanziario a cui far fronte. Eh, è l'obiettivo di chi ha necessità di integrare la pensione, il famoso gap pensionistico, no? la differenza tra. Eh, l'ultimo stipendio e l'assegno della pensione che generalmente è sensibilmente più basso soprattutto per chi oggi è giovane ehm, oppure deve semplicemente integrare lo stipendio no, per arrivare più agevolmente a, a fine mese eh, purtroppo devo dire che in questo momento storico a causa del lockdown e della situazione economica recessiva che si è creata l'obiettivo entrata periodica è l'obiettivo più richiesto Ehm, da, 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 Dall'italiano medio, diciamo così, no? dalla pluralità di eh, italiani, allora, per realizzare questo obiettivo, occorre privilegiare. Ovviamente dei prodotti, lo dico ovviamente, ma non è così scontato. Eh, dei prodotti a distribuzione dei proventi. Perché? Perché se il mio obiettivo è quello di avere un'entrata periodica, bisogna che il prodotto finanziario che io vado a comprare e inserire in un portafoglio mi paghi un interesse periodico. Dico che dovrebbe essere banale e scontato, ma in realtà non è così. Eh, ricevo spesso e volentieri. Mi è arrivata anche eh, l'altro giorno una telefonata eh, di una signora che mi segue sul, sul mio gruppo Facebook, ehm, ha trovato il numero di telefono, no? eh, eh, mi ha chiamato e, e mi ha detto: guardi, la mia banca. Eh, mi ha eh, fatto un portafoglio completamente eh, pieno di, di fondi di investimento ad accumulo dei proventi io però ho l'obiettivo dell'entrata periodica, cosa devo fare? Beh in questo caso bisogna trasformare quel portafoglio da fondi a accumulo dei proventi a fondo a distribuzione o meglio ancora se vuoi rendere più efficiente il portafoglio in etf e distribuzione questo per dire che a volte anche magari qualche esperto potrebbe prendere una cantonata se non eh, diciamo così, va a redigere una corretta pianificazione finanziaria per il proprio cliente. Quindi, fondamentalmente, il concetto è: se l'obiettivo è con entrata periodica, dobbiamo comprare dei prodotti di distribuzione dei proventi. Quindi, che cosa andremo a fare? Beh andremo a comprare, ad esempio, obbligazioni a tasso fisso, azioni. Eh, a patto questo lo vedremo meglio a mercoledì prossimo dove farò degli esempi concreti. A patto dicevo che queste azioni abbiano una storicità del dividendo. Eh, poi entreremo nei dettagli di questo aspetto. Per perché è molto molto eh, importante per selezionare le azioni con l'obiettivo di incassare i dividendi e quindi avere un'entrata periodica. Poi andremo a lavorare ovviamente su ETF o fondi, ma a distribuzione dei proventi, e poi eh, se lavoriamo con i certificati eh, andremo sicuramente a eh, lavorare con certificati a cedola, cioè quelli che pagano una cedola eh, periodica. Al contrario, invece, no, dicevamo tutti i prodotti che non distribuiscono cedole, come ad esempio le obbligazioni zero coupon, i certificati che pagano un bonus finale oppure gli ETF o i fondi citati prima dalla signora ad accumulo dei proventi, o se ci pensate anche l'oro che non paga interessi, eh, sono tutti strumenti da o evitare o quantomeno da sottopesare all'interno del portafoglio perché risultano, diciamo così, non efficienti per l'obiettivo. E finanziario che si vuol perseguire. Eh, questo obiettivo finanziario. Um... Siamo fortunati perché è un, è un obiettivo finanziario con un'elevata duttilità, diciamo così, sia per quanto riguarda la costruzione sia per quanto riguarda la gestione del portafoglio. Ora partiamo dalla costruzione del portafoglio. Perché è duttile questo, questo obiettivo? Cioè, perché ci sono più strategie per realizzare questo obiettivo? Fondamentalmente questo sarebbe il concetto. Beh, fondamentalmente noi possiamo lavorare su eh, tre approcci. Il primo è un approccio chiamato PIC, PIC è un acronimo, sta per piano di investimento del capitale, fondamentalmente è una metodologia che dice, una strategia che dice, investo immediatamente, quindi in un colpo solo, tutto l'intero capitale che ho a disposizione, ho a disposizione 80.000 euro, benissimo, investo immediatamente tutti gli 80.000 euro, questo è giusto per dare un'idea. No, questo approccio è, è utilizzato generalmente in tema di obiettivo entrata periodica, quando diciamo così la necessità di ottenere l'entrata periodica è una necessità attuale quando c'è carattere di urgenza diciamo così no? cui, nei casi in cui l'entrata periodica mi serve adesso mi serve perché altrimenti no, non riesco a pagare il mutuo ecco in questi casi in cui c'è la necessità immediata di avere un'entrata periodica quindi di mettere subito a reddito eh, già anche magari con un certo importo il portafoglio ecco che in questi casi si utilizza un approccio pic cioè l'intero capitale a disposizione lo vada a investire immediatamente per comporre il portafoglio con l'obiettivo entrata periodica però se l'obiettivo diciamo così se sì se l'obiettivo temporale è, è, tendenzialmente, è tendenziale diciamo ed è lontano nel tempo quindi mi organizzo per tempo quando magari mancano non so cinque anni alla pensione e quindi dovrò colmare il gap pensionistico Ecco che allora in un contesto di questo tipo in cui non c'è l'urgenza ma c'è la necessità fra qualche anno, ecco allora posso attivare che cosa? un piano d'accumulo, quindi posso frazionare il capitale e entrare no? a scaglioni, no? l'esempio classico sono i 100-200 euro tutti i mesi, no? quello nell'immaginario collettivo dopo lo vedremo un attimo più eh, nel dettaglio. In questo modo cosa succede? Entro in modo graduato, deve, eh, graduale e eh, se per caso il mercato dovesse scendere eh, e quindi correggere Ecco che magari eh, questo ribasso volge a mio favore grazie al piano d'accumulo perché con la stessa quantità di denaro compro una quantità sempre maggiore di, ehm, di, di, di quote dell'ETF, ad esempio, e, e quindi di conseguenza quando poi il sottostante eh, risalirà io andrò a guadagnare oltre a avere eh, in conto capitale oltre a avere le entrate periodiche che mi eh, giungono. Diciamo che il piano d'accumulo è una soluzione molto efficiente in questi casi. Dopodiché c'è. Un, ehm, eh, una soluzione ibrida, diciamo così, che è quella di. Eh, del pic più il pack, no? detto così sembra un gioco di parole che fa abbastanza ridere, ma in realtà fondamentalmente cosa significa? Significa che una parte la investo immediatamente, in modo tale che questa parte inizia subito a produrmi un'entrata periodica. E poi la seconda parte, posso fare anche 50-50, 60-40 a seconda delle necessità. Comunque la seconda parte la vado a gestire attraverso un piano d'accumulo. Questa è una soluzione, dicevo prima, ibrida che però può essere utile quando la necessità di avere un'entrata periodica non è così urgente e quando al tempo stesso voglio, eh, diciamo così, ridurre il rischio di portafoglio, perché grazie al piano d'accumulo dicevamo che le fasi ribassiste posso volgerle eh, a mio vantaggio. No? Quindi da questo punto di vista, vedete, nella costruzione del portafoglio abbiamo molte armi, Molte strategie. Questa sera molte di queste strategie le descrivo, poi le vedremo all'opera mercoledì prossimo. In realtà qualche una di queste strategie le vedremo all'opera già nella seconda parte di questa sera. Però, in particolare le vedremo eh, mercoledì. Eh, a livello di gestione di un portafoglio entrata periodica, anche qui fondamentalmente eh, diciamo: siamo fortunati perché abbiamo una certa duttilità da un punto di vista eh, operativo. Allora, in linea generale possiamo dire. Che generalmente si utilizzano una strategia statica di portafoglio con un ribilanciamento periodico. Quindi, in pratica, cosa si intende per strategia statica? Significa che io vado a comporre il portafoglio, ovviamente seguendo l'asset allocation ideale, ideale che viene formulata attraverso la pianificazione finanziaria personale. Dopodiché, seleziono no, gli strumenti più efficienti, li inserisco. In portafoglio e li eh, mantengo, avendo semplicemente cura di andare a ribilanciare il portafoglio con una certa frequenza, che può essere ogni 6 o ogni 12 mesi. Quindi, fondamentalmente significa compongo il portafoglio ideale, lo mantengo inalterato per 6 oppure 12 mesi dove vado semplicemente a ribilanciare i pesi in modo tale che periodicamente vado a riposizionare il capitale. In funzione di quella che è l'asset allocation, quindi la suddivisione dei pesi percentuali delle asset originale, eh, oppure eh, è possibile anche utilizzare eh, un piano d'accumulo, dicevamo, per gestire questa situazione. Eh, vedete, in ultimo ho messo però tra parentesi, e sottolineo il tra parentesi, strategie dinamiche attive. Eh, perché? Perché teoricamente è possibile eh, adottare una strategia dinamica anche in un portafoglio con l'obiettivo di entrata periodica, però dal mio punto di vista non è sempre la soluzione più efficiente, perché? Perché le strategie dinamiche, le strategie attive che cosa fanno? Vanno a acquistare in questo caso o vendere ad esempio dei, dei, degli ETF a distribuzione, facciamo l'esempio base, eh, in funzione di quella che magari può essere la tendenza dei prezzi, quindi se la tendenza dei prezzi dell'ETF è a rialzo, quell'ETF sarà inserito in portafoglio e sarà mantenuto in portafoglio finché la tendenza dei prezzi è a rialzo. Quando però la tendenza dei prezzi volgerà a ribasso, ecco che quell'ETF eh, verrà venduto. Eh, questa è una gestione, eh, diciamo così, dinamica, basata sul concetto di trend follower, no? Seguo il trend. Eh, ecco, attenzione, perché se il nostro obiettivo è quello di avere un'entrata periodica, eh, attenzione a usare le strategie dinamiche, dicevo. Perché? Perché potrebbero, potrebbe capitare che noi per parecchi mesi Restiamo eh, senza l'ETF in portafoglio? Restiamo quindi senza la nostra entrata periodica? Oppure, magari. Il nostro portafoglio è sprovvisto di molti asset, ma non di tutti, e quindi di conseguenza abbiamo solo delle entrate ridotte. No? Per cui di fatto il concetto è se adotto un approccio dinamico, il rischio è quello di non riuscire a soddisfare completamente il mio obiettivo finanziario. E, e dal momento che l'obiettivo finanziario può essere molto importante, pensate alla persona che ha necessità di avere un'entrata, però di far fronte al mutuo. Eh, ecco che allora, eh, a volte magari, è meglio adottare una strategia statica e quindi mantenere in portafoglio l'ETF anche durante una fase ribassista. Però ETF che comunque paga una cedola periodica che mi permette di raggiungere il mio obiettivo. Quindi ecco perché ho messo le strategie dinamiche tra parentesi, perché a volte potrebbero eh, essere poco efficienti da questo punto eh, di vista. Eventualmente. Le strategie dinamiche le potremmo utilizzare solo per la componente azionaria del portafoglio entrata periodica. E dal momento che la componente azionaria non è molto ballerina, dà molta instabilità di prezzo. Se vogliamo molta volatilità, ecco, se vogliamo. Eh, limitare questa volatilità di portafoglio potremmo valutare una strategia dinamica però direi solo per la parte azionaria dell'entrata periodica lo vedremo mercoledì prossimo quando faremo proprio nomi cognomi esempi e simulazioni di questo eh, di questo portafoglio poi abbiamo l'obiettivo somma nel futuro eh, allora l'obiettivo somma nel futuro fondamentalmente eh, consiste nel far lavorare il denaro in modo tale da ottenere in una data futura una eh, cifra monetaria idonea a soddisfare quello che è il nostro obiettivo finanziario, quello che ci siamo eh, prefigurati. No, questo generalmente è generalmente l'obiettivo. Eh, di chi vuole accumulare del denaro in, in prospettiva dell'università dei figli oppure in prospettiva di anticipare l'età della pensione io ho 50 anni però non voglio aspettare 70 anni per andare in pensione voglio eh, fra 10 anni quando ne avrò 60 anticipare l'età della pensione oppure dai 55 anni voglio eh, magari lavorare solo part time no? eh, oppure voglio accumulare del denaro per quando sarò in pensione per andare a Um... integrare la pensione oppure voglio non so fare il viaggio della vita comprarmi l'auto dei sogni comprare una seconda casa al mare in Sicilia per andare a eh, trasferirmi quando sarò in pensione una no? cosa di questo tipo ecco eh, siamo nel campo del soggettivo quindi ognuno avrà il suo obiettivo futuro no quello classico in realtà è, è l'università dei figli oppure la pensione comunque in ogni caso il concetto è tutti questi tutte queste tipologie di obiettivi che vi ho citato rientrano alla voce somma nel futuro. Allora per eh, realizzare questo obiettivo occorre privilegiare i prodotti ad accumulo dei proventi. Quindi ehm, perché i prodotti ad accumulo dei proventi? Beh, perché fondamentalmente il differire in avanti nel tempo eh, la componente tasse, quindi il pagamento delle tasse eh, sulle cedole che si, che, 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 che si eh, incassano, eh, permette fondamentalmente di ottimizzare le performance quello che è il rendimento di lungo periodo del portafoglio. Eh, nel mio libro Investire con gli ETF ho fatto proprio un esempio tra eh, noi ipotizzando due fratelli che lo stesso giorno vanno nella stessa banca con la stessa quantità di denaro, entrambi con 10.000 euro, comprano lo stesso prodotto, in entrambi i casi l'esempio era un ETF, ma eh, il discorso lo possiamo applicare a qualsiasi porto finanziario, con una caratteristica che un fratello sceglie l'ETF. A accumulo dei proventi, l'altro fratello sceglie l'ETF a distribuzione dei proventi. Ho fatto una simulazione in cui ogni anno questi fratelli eh, hanno una rivalutazione del prodotto del 5% e del sottostante del prodotto del 5% e ho fatto un calcolo no, dopo 30 anni. No? Quindi, dopo 30 anni che guadagnano il 5% all'anno, cosa è successo? Ho tirato una riga e sono andato a vedere chi dei due aveva guadagnato di più. Nell'immaginario collettivo se il prodotto è lo stesso, la quantità di denaro è la stessa, eh, hanno comprato e venduto lo stesso giorno, la differenza tra prodotto a distribuzione ad accumulo eh, sembrerebbe non esserci. In realtà non è così. C'è una differenza di 5.000 euro su un capitale iniziale di 10.000, quindi del 50%, tra i risultati dei due fratelli. Qual era la maggiore efficienza? I prodotti a accumulo dei proventi. Perché posticipare nel tempo il pagamento delle imposte ti permette di eh, avere una maggiore composizione, un'efficiente un composizione degli interessi e, e quindi far lavorare il denaro lordo. E quindi, se noi abbiamo come obiettivo la somma nel futuro, dobbiamo privilegiare i prodotti ad accumulo dei proventi. Quindi, che cosa andremo a? A selezionare? Beh, in questo caso sono idonee sicuramente le obbligazioni zero coupon. Sono idonei tutti quelli che sono i fondi oppure gli ETF ad accumulo eh, dei proventi oppure tra i certificati quelli magari che pagano un bonus, cioè un, eh, un premio finale. Ma in corso d'opera non pagano cedole. Quindi lo compro oggi, mi scade fra due anni. Ecco che per due anni non, non prendo il becco di un quattrino, non mi paga nessuna cedola, ma a scadenza avrò un capitale rivalutato, ovviamente se si verificano le condizioni per il pagamento di quel bonus, ma è un argomento quello dei certificati che vedremo eh, mercoledì prossimo. Il concetto è che i certificati a bonus sono più efficienti per la somma nel futuro rispetto ai certificati a cedola, questo era il concetto. Anche, eh, diciamo così, anche questo obiettivo finanziario eh, ci permette una buona utilità operativa sia per quanto riguarda la costruzione che per quanto riguarda la gestione del eh, portafoglio. Per quanto riguarda eh, la costruzione, qui possiamo avere varie soluzioni. Vedete dal piano d'accumulo al picco, oppure la soluzione ibrida che abbiamo citato prima. In realtà, tra queste tre soluzioni, potendo la soluzione ideale è quella del piano d'accumulo, no? Eh, la somma nel futuro, se ci pensate, è un accumulo nel corso del tempo finalizzato a un acquisto futuro. Quindi il piano d'accumulo è generalmente lo strumento principe per realizzare questo obiettivo. Secondariamente, in genere, la strategia più utilizzata è quella del PIC più il PAC ehm, per gestire. Diciamo così, questa, questo obiettivo, quindi, una volta costruito il portafoglio andarlo a gestire, beh, da questo punto di vista, anche qui siamo molto fortunati, abbiamo varie eh, soluzioni. Che quelle fondamentalmente usare beh, un piano d'accumulo se lo vogliamo, eh, oppure possiamo lavorare su strategie statiche, quindi quelle che, come dicevamo prima composta l'asset allocation, non faccio nient'altro che periodicamente ribilanciare il portafoglio, oppure in questo caso invece possono essere utilizzate, possono essere molto interessanti anche le strategie attive e dinamiche. Le strategie attive e dinamiche, lo dicevamo prima, sono quelle strategie che comprano e vendono gli ETF nel paniere o comunque i prodotti finanziari inseriti nel paniere a seconda di quelle che sono le condizioni di mercato. Quindi finché la tendenza rialzo, questi asset saranno all'interno del portafoglio quando eh, gli asset non saranno più impostati a rialzo, so, usciranno dal nostro portafoglio. Ecco, le strategie attive per l'obiettivo somma nel futuro sono particolarmente indicate ed è indicato anche andare a reinvestire gli utili, reinvestire le cedole, i dividendi che si sono incassati e che ovviamente non abbiamo speso no, per la vita eh, quotidiana. Poi c'è l'obiettivo rendimento, un attimo che bevo. Allora, l'obiettivo rendimento fondamentalmente consiste nell'andare a massimizzare il rendimento di portafoglio, ovviamente sempre senza fare no, il passo più lungo eh, della gamba e quindi insomma, compatibilmente con il proprio grado di rischio. Questo è l'obiettivo di tutti quegli investitori che non hanno, da un lato, né la necessità eh, di avere un'entrata periodica e, eh, dall'altro lato, che non hanno un obiettivo... Preciso, non hanno ad esempio la necessità eh, dell'università dei figli, per cui non hanno l'obiettivo della somma nel futuro e quindi fondamentalmente, non avendo necessità né di entrata né di somma nel futuro, ricadono in questo obiettivo, che è una generica, diciamo così, rivalutazione del proprio capitale. Ripeto, facendo però attenzione no, a non fare il passo più lungo della gamba, quindi a essere ben in sintonia con quella che è la propria tolleranza al rischio. Eh, per realizzare questo obiettivo, eh, anche in questo caso conviene lavorare con i prodotti ad accumulo dei proventi, sempre per lo stesso motivo detto prima: no? che posticipare nel tempo l'imposta delle tasse, cioè l'incidenza delle tasse, eh, ti permette effettivamente di ottimizzare eh, le performance e il rendimento, soprattutto sul lungo periodo, quindi fondamentalmente da questo punto di vista prodotti ad accumulo eh, obbligazioni con una duration medio alta eh, fondi eh, ed ETF ad accumulo, per quanto riguarda i certificati in realtà si può utilizzare sia il certificato classico con bonus che quelli certificati a cedola entrambi possono essere utilizzati in modo efficiente per andare a soddisfare e realizzare questo eh, obiettivo e, mh, da un punto di vista eh, operativo, anche qui siamo eh, all'interno di, eh, di un obiettivo che possiamo eh, gestire in modo abbastanza utile, no? sia sì, per quanto riguarda la costruzione che la gestione del portafoglio. Per quanto riguarda la costruzione, anche qui abbiamo, vedete, la possibilità di utilizzare un PAC, quindi un piano d'accumulo, un PIC, oppure la soluzione ibrida. In realtà in genere l'obiettivo rendimento è, diciamo così, ehm, si presta maggiormente alla soluzione PIC abbinata magari a una strategia dinamica, quindi in genere quando si cerca l'obiettivo rendimento, il PIC, no? quindi l'investimento dell'intero capitale in un'unica soluzione, è la strategia più utilizzata. Da utilizzare insieme, vedete, alle strategie dinamiche e attive. Quindi PIC più strategie attive e dinamiche, in genere la soluzione, più efficiente per andare a gestire il eh, diciamo così un portafoglio con l'obiettivo eh, rendimento. Eh, poi in realtà eh, ci possono essere anche, anche qui piani d'accumulo, strategie passive. Anche in questo caso, se noi vogliamo massimizzare il nostro rendimento, soprattutto se il portafoglio è costruito con un'ottica di lungo periodo, ecco andare a reinvestire gli utili, le cedole, ai dividendi è senz'altro una scelta assolutamente saggia che mi sento di eh, consigliare. E il secondo aspetto dopo l'obiettivo finanziario è quello di definire, quantificare il grado di rischio. Allora eh, che cos'è il grado di rischio? Che cos'è la Propensione al rischio, la tolleranza al rischio, poi si usano tante parole magari diverse per esprimere lo stesso concetto. Comunque il grado di rischio, la propensione al rischio, dicevamo, eh, che dir si voglia, non è altro che la capacità che ha un investitore di andare a sopportare quelle che sono le oscillazioni eh, di prezzo dei prodotti finanziari o più in generale del valore complessivo del suo portafoglio. Attenzione perché queste oscillazioni, come abbiamo visto nello scorso mese di febbraio e marzo, possono essere anche non solo repentine, improvvise, ma anche estremamente violente. No? Se ci pensate, eh, nell'arco di tre settimane, tra l'ultima settimana di febbraio e le prime due di marzo, il mercato azionario americano ha perso un 30%. Quindi un 30% in tre settimane è stato il ribasso più forte del ehm, che si è mai verificato perché qualcuno paragona il ehm, crollo del 2020 al diciamo così al ribasso che c'è stato eh, in allo scop nel 2007-2008 eh, in seguito allo scoppio no, della crisi dei subprime, del fallimento dell'Emman Brothers, eccetera. Ma in realtà la velocità del movimento è stata molto eh, diversa, perché ad esempio nel 2007-2009, quindi dall'apice del mercato 2007 al minimo del marzo del 2009, il mercato americano è vero che ha perso un 55% che più del 30% che ha perso a marzo ma attenzione quel 55% è stato perso in 16-18 mesi adesso non mi ricordo esattamente mi pare 16 ma più o meno siamo lì quindi in poco più di un anno un anno e mezzo ha perso il 55% che è tantissimo è la metà del valore ma in quest'altro caso a marzo ha perso un 30% in tre settimane cioè la velocità del ribasso è stata molto più eh, elevata questo per dire che sui mercati finanziari Primo, non prendere no? il famoso motto di Trappattoni vale anche per gestire i portafogli, perché le, le eh, oscillazioni, soprattutto con i mercati interconnessi che abbiamo oggi, eh, possono essere non solo improvvise, repentine, ma anche particolarmente veloci e eh, violente nel realizzarsi. Quindi, in pratica, propensione al rischio uguale la capacità di tollerare queste oscillazioni marcate di prezzo. No? E attenzione perché determinare il grado di rischio è Utile, anzi è fondamentale, non utile, è fondamentale per andare a determinare che cosa l'asset allocation di portafoglio. Quindi, a stabilire i pesi percentuali delle varie asset class, liquidità, obbligazioni, azioni piuttosto che oro, è importante determinare il grado di rischio del portafoglio. In pratica, identificando eh, fondamentalmente che cosa la quota massima di capitale da destinare a un'attività a rischio, quindi ad esempio all'azionario. No? Allora, il problema qual è? Il problema è che non siamo abituati a quantificare il grado di rischio. Eh, quando io chiedo all'investitore medio, ma questo lo vedo anche sul mio gruppo Facebook, no? eh, non c'è una eh, percezione reale di quello che è il grado di rischio. Eh, perché? Perché è un concetto di difficile inquadramento. Eh, per cui di conseguenza poi no, la maggioranza degli risparmiatori ne ignora eh, i contorni, non è in grado di valutarne e quantificarne la portata, no? Eh, quante volte eh, si è andati in banca eh, da un qualche consulente, eh, o magari anche hai letto su internet definizioni del tipo portafoglio a basso rischio, medio rischio, rischio elevato, oppure una gestione patrimoniale no? prudente, moderata, aggressiva, no? Sono termini che sono belli da leggere, belli da raccontare, ma che in realtà non ci dicono nulla. Se ci pensate, tutte queste che vedete in sfondo sono delle definizioni che, come le possiamo definire, fumose, soggettive, e quindi se sono fumose e soggettive non qualificano, quindi sono inutili. Se uno mi dice che ha un grado di rischio medio alto o medio basso, io non me ne faccio nulla, non mi dà nessuna indicazione perché io quel medio basso o medio alto non lo so. E quantificare cosa significa medio rischio rischio medio cazzo vuol dire no? E provate a pensarci no? E stasera in diretta siamo in 3000 se io chiedo a questi 3000 che ci stanno seguendo in questo momento che siamo insieme che cos'è per lui il rischio medio ognuno di voi mi darà una risposta diversa avremo 3000 risposte diverse ad esempio, magari rischio medio per me significa una perdita del 20%, quindi posso rischiare una perdita del 20%, mentre magari per un'altra persona potrebbe essere un ribasso del 4-5%. Chi ha ragione? Io che rischio il 20% o la persona che rischia il 4-5%? Entrambi abbiamo ragione, semplicemente il problema non siamo noi investitori, ma è che non siamo stati messi nelle condizioni... Di definire in modo oggettivo il grado di rischio. E quindi, di conseguenza, abbiamo delle definizioni generiche che non ci portano da nessuna strada, da nessuna parte, fondamentalmente. Quindi, queste definizioni: basso, alto, medio, moderato, prudente, aggressivo, prendetele e buttatele nel patume. La prossima volta che qualcuno ve le propone, ecco, sapete già come comportarvi. Eh, per essere analizzato è indispensabile andare a quantificare, ma proprio in termini numerici, in termini matematici, 1 2 3 10 20, il grado di rischio. Quindi, solo in questo modo noi saremo in grado di determinare, ripeto, in modo oggettivo e preciso che cosa? Non tanto il rischio massimo, ma soprattutto la quantità di, la quantità percentuale di eh, ad esempio asset a rischio, come ad esempio la componente azionaria, da inserire in portafoglio. Come facciamo a quantificarlo da un punto di vista matematico? Beh, ci sono tante formule, ovviamente, ce ne sono di alcune anche particolarmente raffinate. Eh, però in realtà eh, c'è anche una formula che potremmo definire pane e salame, nel senso che è estremamente semplice da comprendere e da realizzare ci dà un'indicazione di massima simile a quella di molte formule matematiche complesse quindi senza andare a fare della matematica finanziaria senza andare a ehm, diciamo così prendere eh, in mano delle formule complesse stiamo sul semplice e diamoci una regola questa regola non l'ho inventata io l'ha inventata William Bernstein che eh, in un libro che se avete l'occasione di leggere eh, si chiama The Intelligent Asset Allocation eh, asset Allocator, eh, scusate, eh, diceva poniti una domanda, chiediti qual è la perdita massima che sei disposto a tollerare in un anno, cioè fatto 100 le monetine il primo di gennaio, se in quell'anno i mercati dovessero essere particolarmente eh, negativi, tumultuosi, al 31-12 quante monetine ti devono essere rimaste? 99, 98, 90, 80, 70, quantifica quel numero. Quindi qual è la perdita massima che sei disposto a tollerare in un anno, in 12 mesi? Quel numero che ti sei risposto, ad esempio 10, quindi di 100 monetine di oggi voglio che ce ne sia 90 domani, quindi perdita massima 10 monetine, eccola, dividi per 2 oppure per 2,5. Il risultato di quel prodotto, di quella moltiplicazione, diventa... La quota percentuale massima da destinare all'azionario. Quindi se io ho deciso che delle mie 100 monetine a inizio anno ne devono rimanere 90 e quindi posso perdere 10 monetine, io faccio 10 per 2 uguale 20. Quel 20 monetine, quel 20% diventa la quota massima percentuale che io posso andare a destinare al. Eh, all'azionario all'interno del portafoglio non voglio moltiplicare per due, voglio moltiplicare per due e mezzo? Sono molto aggressivo. Moltiplico per tre, va bene, moltiplica per 3. 10 per 3 tre fa 30. 30% è la quota destinata all'azionario. Non di più, questo è il concetto. Ripeto, è una formula estremamente semplice, ma è estremamente efficiente. Questo è quello che conta. Quindi, primo concetto, quello dell'obiettivo finanziario l'abbiamo illustrato, il secondo concetto, quello del grado di rischio, l'abbiamo descritto, in questo caso l'abbiamo quantificato in termini numerici e da quel termine numerico abbiamo dedotto la percentuale massima da destinare al capitale azionario. Quindi abbiamo già fatto due passi avanti e dobbiamo fare un altro, un terzo. C'è un altro aspetto importante da non dimenticare mai quando si parla di pianificazione finanziaria, di asset allocation. Che è quello di diversificare il portafoglio. Diversificare cosa vuol dire? Beh, è, è, è il consiglio della nonna: non mettere tutte le uova nello stesso paniere. No? In questo modo, se anche uno dei panieri dovesse cadere, beh, le uova di quel paniere vanno ovviamente perse, ci viene una frittata, ma le uova negli altri panieri eh, sono indenni e quindi. Eh, li abbiamo a disposizione. No? Quindi non mettere tutto nello stesso paniere è il modo, diciamo così, eh, il primo modo, eh, diciamo così, concreto che abbiamo per andare a ridurre il rischio di portafoglio. Ehm, non c'è dubbio, diciamo così, che all'aumentare della diversificazione diminuisce il rischio di portafoglio, attenzione a non prendere sotto gamba il concetto di diversificazione perché moltissimi degli errori che io vedo nei portafogli di chi mi contatta, di chi scrive su, mi scrive in mail, che scrive sul gruppo facebook eccetera è che non ha diversificato opportunamente il eh, portafoglio eppure è un concetto vecchio come il mondo, no? la nonna diceva appunto non mettere tutte le uova nello stesso paniere ma la diversificazione è stata il segreto per cui un piccolo popolo, come i Fenici, aveva conquistato i commerci di tutto il mondo nei tempi che furono, no? Quindi torniamo al tempo dei Romani, dei Greci, eccetera. No? Gli altri paesi che cosa facevano? Costruivano poche navi grandi, i Fenici tante navi piccole, e le mandavano per mare pieni di spezie, mercanzie, eccetera. Cosa succedeva? Succedeva che qualche nave affondava per il maltempo. Qualche nave veniva catturata dai, peri, dai pirati, ma il grosso delle navi arrivava a destinazione. Con questo trucco, diciamo così, con questa arguzia, sono riusciti a conquistare i eh, commerci. Ecco, noi lo stesso approccio lo dobbiamo utilizzare nel gestire il portafoglio. Quindi il terzo pilastro, diciamo così, è la diversificazione di eh, portafoglio. Attenzione. Ha un dato però, perché sì, diversificare, e non mettere tutte le uova nello stesso paniere, è un concetto apparentemente semplice. In realtà eh, la diversificazione non è un, un processo, eh, come dire, casuale, eh, ma è il risultato di una serie, no, del rispetto di una serie di regole specifiche. No? Possiamo dire che il segreto della diversificazione è custodito all'interno del concetto di correlazione. Trasset class, no? Ora la parola segreto non mi piace quando è abbinata ai mercati finanziari. Sui mercati finanziari non ci sono segreti, in genere la parola segreto è, viene utilizzata dai famosi guru americani, no? per quelle americanate, padre ricco, padre povero, eh, libertà finanziaria, no? tutti gli imbonitori in genere hanno il segreto per, sono tutte chiavate quindi la parola segreto non mi piace, eh, però giusto per, per, per capire il concetto è che eh, la base della diversificazione è quella della correlazione tra asset class, no? eh, a chi segue eh, i mercati da qualche tempo e quindi ha un minimo di esperienza, eh, non sarà sicuramente sfuggito, no? come nel corso del tempo ci sono alcuni asset eh, che tendono a muoversi nella stessa direzione. Quindi o salgono tutti o scendono tutti. È il caso dell'azionario no? quando sale il mercato azionario americano, beh, tendenzialmente anche i mercati azionari europei tendono a salire. Al contrario, quando l'azionario americano scende ed è debole, anche i mercati europei tenderanno a scendere ed essere deboli. Al contrario, invece, ci sono degli asset. Che si muovono in direzione opposta tra loro, quindi quando un asset aumenta di prezzo, l'altro diminuisce. È il caso entro certi limiti dell'azionario e dell'obbligazionario. No? Fanno un po' come Gianni e Pinotto: uno va a destra, uno va a sinistra. Ecco, quindi a chi ha un minimo di esperienza, no? dicevo, non sarà sfuggito che alcuni asset vanno e si muovono nella stessa direzione, altri invece si muovono in direzione opposta. Ecco, l'analisi dei movimenti no, che intercorrono tra le asset class ed è mandata la correlazione. La correlazione che cos'è? Quindi è un valore numerico, è un numero compreso tra meno 1 e più 1, che fondamentalmente che cosa fa? Caratterizza e eh, ci permette, diciamo così, di esprimere la forza di una relazione lineare tra due variabili, quindi tra due asset class, ad esempio le obbligazioni e le azioni. Quindi se noi entriamo un attimo nel dettaglio, eh, quello che vedete in sfondo in questo momento è una matrice di correlazione, dove vedete abbiamo una serie di asset. Abbiamo l'obbligazionario di breve periodo, titoli di stato americani con scadenza 1-3 anni. Abbiamo l'obbligazionario di lungo periodo, titoli di stato americani eh, con scadenza superiore ai 20 anni. Abbiamo l'SP 500 americano, quindi l'azionario. Abbiamo il NASDAQ, questo è l'ETF sul NASDAQ, e poi abbiamo l'oro, il gold. Quindi vedete, ho preso quattro asset: obbligazioni brevi e medio lunghe, azionario, azionario e oro. Cosa ho fatto? Beh, di ognuna sono andato a calcolare che cosa. Quello che dicevamo prima, il coefficiente di correlazione, che vedete, è un numero che va da meno 1 a eh, più 1. In questo caso abbiamo come valore minimo meno 0,36, meno 0,37 e come valore massimo più eh, 0,9. No? Quindi siamo comunque in quel eh, range. E, e dicevo: mettiamo un attimo nel dettaglio no, di questa correlazione. No? Allora, se la correlazione è minore di 0. E magari si avvicina anche a meno 1 significa fondamentalmente che le asset class hanno una correlazione negativa tra di loro sono inversamente correlate non si dice in gergo tecnico quindi da un punto di vista operativo questo significa che le due asset class tenderanno a muoversi in direzione opposta tra loro il fatto che si muovono in direzione opposta tra loro permette al portafoglio di essere diversificate in modo efficiente, quindi riuscendo a soddisfare l'obiettivo di diminuire il rischio di portafoglio. Quindi in questo caso, quali sono gli asset, eh, come si dice, eh, correlati negativamente, no? oppure inversamente collegati? Beh, abbiamo Shy, vedete Shy è il ticker dell'obbligazionario di breve periodo con... L'azionario con SPY vedete meno 0,36, quindi la correlazione, no, l'unione di obbligazionario di breve periodo con azionario è un fattore di diversificazione, c'è cioè il segno meno, meno 0,36. Idem vedete tra l'azionario, sempre l'obbligazionario, scusatemi, di breve e l'azionario inteso come NASDAQ, vedete anche qui sono due asset correlati negativamente, ma non solo, guardate TLT, TLT è il ticker vedete dell'obbligazionario di lungo periodo, titoli di stato americani con scadenza lunga. Vedete, anche lui è correlato negativamente con che cosa? Con l'azionario americano S&P 500 e Nasdaq. Quindi queste coppie, il concetto è questo, no? Obbligazionario TLT e azionario americano sono due asset in questo caso correlati negativamente, quindi se inseriti insieme all'interno di un portafoglio permettono una buona diversificazione e quindi che cosa fanno? Beh, fondamentalmente pongono le basi per ottenere delle buone performance con un contenuto grado eh, di rischio. Su questo argomento ci torneremo tra poco perché vedremo dei portafogli basati su questo eh, concetto. Se invece la correlazione è uguale a zero significa fondamentalmente che eh, le due asset eh, non sono correlate, provate a guardare, vedete lo SPI azionario americano con loro, vedete, eh, hanno un, un asset 0,0. Quindi possiamo definirle come non correlate tra di loro. Stesso discorso, vedete per il Nasdaq sempre riferito. All'oro, quindi da questo punto di vista, eh, oro e azionario li possiamo definire in questo momento in cui li abbiamo valutati eh, non correlati. Attenzione un attimo: le correlazioni non sempre sono così stabili nel corso del tempo, a volte variano, no? non tantissimo. Non è che un asset oggi correlato positivamente, dopodomani, proprio diventa correlato negativamente, però nel corso del tempo possono. Cambiare. Dopodiché la correlazione può assumere però anche un valore positivo, quindi maggiore di 0, Quindi se la correlazione è maggiore di 0 e magari si avvicina anche a eh, più 1, ecco, significa che le due asset class no, sono correlate positivamente tra di loro. Quindi cioè una, diciamo, sono direttamente correlate. Ecco. Quindi quando sale una sale anche l'altra, quando scende una scende anche l'altra. Quindi le due asset tenderanno eh, a muoversi no, nella stessa. Eh, direzione, quindi di fatto se le due asse vanno nella stessa direzione, tutti e due salgono, tutti e due scendono che cosa fanno? Beh, banalmente impediscono no? che cosa? una corretta eh, diversificazione, quindi invece di diversificare il portafoglio vanno a concentrare il rischio e quindi aumentano il rischio di portafoglio no? l'esempio che eh, calza eh, che emerge maggiormente, vedete, è questo 0,91, molto simile al più 1 eh, tra che cosa? Vedete lo SPY SP 500 azionario americano con il Nasdaq. Sono due azionari, due azionari americani, vedete, sono ovviamente correlati positivamente. Se noi inseriamo questi due asset all'interno del portafoglio, non stiamo certamente diversificando. Abbiamo diversificato fra due indici certo uno è l'S&P 500, l'altro eh, diciamo generico come titoli eh, purché ha grande capitalizzazione l'altro Nasdaq è specializzato sui tecnologici, ma in linea generale sono due asset correlati tra di loro se li inserisco entrambi all'interno del portafoglio non sto diversificando sto concentrando il rischio poi magari lo faccio app appositamente perché lo ricerco, ma questo è un altro paio di maniche però sulla carta devo essere cosciente che non sto diversificando il portafoglio quindi il terzo aspetto da tenere in considerazione nella costruzione di un portafoglio è quello di costruirlo con asset o decorrelati o possibilmente il meno correlati possibile. In questo modo riusciamo a diminuire il rischio di eh, portafoglio. Un attimo che bevo. Allora, vediamo il discorso modello di portafoglio, no, Modelli di portafoglio. Allora, dunque, ah, come impostare il discorso? Allora, diciamo che dopo questa sintetica, perché è durato un'oretta, ma in realtà ci sarebbero tantissime altre cose da dire, no? Quindi dicevo, dopo questa sintetica eh, introduzione, siamo in grado di iniziare a concepire o comunque a ipotizzare una prima struttura, no? una prima forma base eh, di portafoglio. No? In tema di costruzione di portafoglio, uno dei modelli no? che apprezzo e che quindi di conseguenza utilizzo poi maggiormente per il mio portafoglio proprio, è quell'approccio chiamato Core Satellite. Eh, Questo approccio fondamentalmente... Eh, Prevede fondamentalmente, consiste nel suddividere il portafoglio in due componenti, una chiamata core e una chiamata satellite. Allora, eh, la parte core è la parte principale, è la parte, vedete quella centrale che abbiamo eh, qui nello schema. È fondamentalmente lo zoccolo duro del portafoglio, e della parte a cui è demandato il compito di fornire stabilità e quindi quella di contenere la volatilità del portafoglio. La seconda parte, invece, questi satelliti, no? perché satellite, poi la traduzione è quella, non sono altro che dei piccoli sottoportafogli. No? A ciascuno di questi piccoli sottoportafogli, a ciascuno di questi piccoli panieri, che cosa ha fatto? È demandato il compito di andare a personalizzare il nostro portafoglio e eventualmente anche a dargli no, un pizzico di sale e, e di pepe, no? andando a investire che cosa? in temi specifici, come ad esempio un satellite. no? Potrebbe essere, non so, un paniere composto da ETF che distribuiscono un elevato dividendo. Un altro satellite potrebbe essere composto, non so, da ETF megatrend. Un altro satellite potrebbero essere, non so, singole azioni che distribuiscono dividendi elevati. Un altro satellite può essere, ad esempio, non so, il mondo dei certificati. No, tutti questi satelliti li vedremo mercoledì sera. Eh, invece questa sera ci concentriamo sulla parte eh, core, sulla parte quindi che costituisce lo zoccolo duro del portafoglio. Allora, alcuni dati ancora, giusto per inquadrare un attimo l'aspetto di questo approccio core satellite. Allora, mentre la componente core quindi lo zoccolo duro, no? è tendenzialmente una componente stabile, anche se in realtà può essere gestita attraverso una strategia dinamica, ma non è quello l'importante, è che è una componente, diciamo così, stabile e una volta che viene attivata rimane eh, lì attiva e rappresenta sempre lo zoccolo duro su cui gravita il contorno. Al contrario, dicevo invece, i satelliti sono portafogli che io personalmente chiamo accessori. Cosa vuol dire accessori? Vuol dire che sono dei portafogli che vengono attivati e disattivati a seconda di quello che è il contesto di mercato, no? E ovviamente vengono anche attivati in funzione della pianificazione finanziaria personale, no? Perché servono per personalizzare i portafogli, abbiamo detto. Però diciamo che sono portafogli che possono essere eh, attivati e disattivati eh, a seconda del, del contesto di mercato. Vi faccio un esempio, giusto così ci capiamo sul concetto di attivare e disattivare, no? Provate. Ad esempio a pensare a un paniere, eh, non so, eh, composto da singole azioni, no? quelle di prima abbiamo detto eh, ad alto dividendo, no? quindi un paniere di azioni. Benissimo, questo paniere io lo posso attivare, quindi posso comprare le azioni in un contesto propizio per il mercato azionario. Quindi, quando siamo in una cosiddetta fase di risk on, dove cioè gli investitori sono eh, propensi ad assumere rischio, perché siamo all'interno di una fase rialzista di mercato. Ma poi. Posso anche disattivare questo portafoglio, cioè posso andare a vendere le azioni quando mi accorgo che il mercato in quel momento è in una fase di risk off, cioè gli investitori diventano avversi al rischio, vanno a ridurre il rischio. Perché? Perché siamo magari all'interno di una fase di debolezza oppure magari siamo in una fase orso del mercato. Quindi sono portafogli accessori perché così come posso comprare gli asset... Che compongono quel paniere li posso tranquillamente vendere. Quindi sono portafogli che attivo e disattivo: no, come la luce, accendo e spengo la luce, attivo e disattivo il portafoglio a seconda di quelle che sono le condizioni di mercato. Quindi, mentre la parte core dicevamo è stabile all'interno del portafoglio, la parte satellite è invece è una parte accessoria. Oggi c'è, domani, se non ci sono più le condizioni sul mercato, è una parte che viene spenta. Ehm. Attenzione a un dato che non l'ho detto, ma è corretto da dire: eh, nell'approccio core satellite, eh, ovviamente queste due componenti, cioè la componente core e la parte satellite, eh, non sono alternative, ma sono complementari. Quindi sottolineo core e satellite, sono complementari tra loro all'interno della strategia di portafoglio. No? Questo significa che il portafoglio complessivo, come lo vedremo nell'ultima slide di mercoledì sera, sarà creato come. Assemblando insieme Zoccolo duro con gli eventuali satelliti, no? con i sottopanieri eh, che eh, diciamo così compongono l'intero portafoglio. Quindi l'intero portafoglio è dato dall'unione di parte core e parte satellite Quindi non sono alternative o c'è uno o c'è l'altra, no, sono complementari, cioè l'una migliora l'altra, c'è la parte core che mi dà stabilità mi riduce la volatilità e ci sono la parte dei satelliti che mi permette di personalizzare e quindi di rendere più efficiente il mio portafoglio. Ovviamente, dicevamo, i satelliti li posso attivare e disattivare. Allora, è un approccio, se ci pensate, teoricamente semplice, almeno a parole, poi lo vedremo <ride> nella sua declinazione eh, un po' meno. Allora, il dato però saliente qual è? che questa strategia corsa satellite che vi ho appena descritto, allora ieri, e dove per ieri io mi riferisco a eh, boh, 5-6 anni fa, forse anche un paio di anni in più, comunque 7-8 anni fa, ecco per dare un'idea, era semplice da costruire questa strategia perché? perché lo zoccolo duro era basato, quindi la parte core, eh, su singole obbligazioni, quindi la parte core era un portafoglio composto da singole azioni e eh, obbligazioni, scusate. Ovviamente, c'era da avere cura nel selezionare gli emittenti, occorreva diversificare in modo opportuno il paniere di singole obbligazioni. Bisognava rispettare no, tutte quelle che sono le regole della pianificazione finanziaria, del grado di rischio, dell'ottica temporale, eccetera. Però, di base, era un mondo dove i tassi non erano a zero, dove c'era del rendimento, e quindi di conseguenza trovare. Uno zoccolo duro di singole obbligazioni era assolutamente possibile e quelle andavano a costituire no? la parte centrale, la parte core. Attenzione a un dettaglio: la scelta delle singole obbligazioni non è una scelta casuale. Dovete sapere, infatti, che le obbligazioni sono, e sottolineo, sono l'unico strumento finanziario. Mettiamolo in questi termini. Eh, rigiro la frase. Eh, diciamo, le obbligazioni sono lo strumento principe della pianificazione finanziaria. Perché sono lo strumento principe? Perché sono l'unico prodotto finanziario, sottolineo l'unico, che prima di acquistare l'obbligazione tu, investitore, puoi calcolare il reddito, cioè il flusso cedolare erogato, il rendimento a scadenza. E poi calibrare le scadenze, perché ogni obbligazione ha una scadenza, cioè si sa esattamente in una data precisa, avanti nel tempo, che quell'obbligazione scadrà quel giorno preciso e rimborserà 100 e nel mentre pagherà le cedole, salvo ovviamente default dell'emittente. Quindi, dicevo, le obbligazioni sono lo strumento principe della pianificazione finanziaria, perché ancora prima di comprarle noi possiamo calcolare scadenza, flusso cedolare e rendimento. Sono l'unico prodotto finanziario che prima di comprare ci permette di fare dei conteggi precisi, grazie al fatto che hanno una scadenza in una data precisa con un valore di rimborso preciso, noi possiamo effettuare dei conteggi con cognizione di causa perché sono basate sulla matematica. Quindi la scelta di comprare o vendere un'obbligazione non è a pancia, non è un ragionamento a simpatia, ma è un ragionamento basato sui numeri. Il rendimento è soddisfacente, il rendimento è superiore all'inflazione è eh, diciamo così eh, efficiente in termini di rapporto rischio rendimento bene allora sì l'obbligazione la compro altrimenti la lascio stare. Quindi dicevo: l'obbligazione sono l'unico strumento che mi permetteva di fare dei calcoli, di ragionare sui numeri e non con la pancia e di modulare le scadenze. Tutti questi ingredienti che vi ho appena citato fanno sì che effettivamente le obbligazioni è lo strumento migliore per andare a pianificare in modo veramente personalizzato il proprio portafoglio. Poi, ovviamente, a fianco di questo giardinetto, no, come si diceva un tempo eh, in banca, no, il giardinetto di obbligazioni si attivavano i satelliti. Quindi ieri era facile, bastava semplicemente andare a un attimo che guardo un paio di. Dicevo, un tempo era facile, bastava creare no, il giardinetto di obbligazioni singole. Il problema qual è? Il problema è l'oggi perché oggi purtroppo il quadro è molto diverso rispetto al passato. No? Cioè, fondamentalmente, la componente obbligazionaria che, prima, era lo zoccolo duro, e per componente obbligazionaria, in questo caso, penso in particolare alla componente obbligazionaria europea e eh, in particolare a quella dei titoli di Stato, offre rendimenti negativi sulle scadenze brevi, nulli sulle scadenze intermedie e streaming siti sulle scadenze lunghe. Io mi spingerei quasi a dire che oggi l'asset obbligazionario è un asset privo di rendimento. Inutile all'interno di un portafoglio, quasi inutile, dai, all'interno di un portafoglio. Ma attenzione a un dettaglio importante che è un concetto da tenere sempre a mente. Dal momento che rischio e rendimento sono due facce della stessa medaglia, se sparisce, come in questo caso del mercato obbligazionario, la componente rendimento, che cosa rimane? Beh, rimane solo la componente rischio. Quindi, in questo momento storico, soprattutto, ripeto, il mercato europeo, titoli di Stato, ma anche in, in realtà in America, dopo, lo vedremo con dei numeri precisi: la componente obbligazionaria è svuotata di rendimento, quello che resta è il rischio. Quindi il rapporto rischio-rendimento non è certo favorevole a questo asset e quindi un asset, come dicevamo, poco sexy, quasi inutile, l'ho definito. No? Cioè, in pratica, eh, questo significa che, eh, come dire, contrariamente al passato, dove l'asset obbligazionario era la parte core, era lo zoccolo duro, era una risorsa per il portafoglio, oggi invece è un asset da prendere con le pinze, è diventato un asset rischioso, no? soprattutto. In ottica di eh, medio periodo, medio-lungo periodo, quando i tassi di interesse eh, cominceranno ad aumentare. No? Ehm, L'aumento dei tassi di interesse della parte della BCE e della Fed non è, dal mio punto di vista, un tema attuale. No? Eh, se aumentano i tassi oggi qualche Stato va a gambe all'aria, no? eh, come dicono nei film no? ogni riferimento <ride> è puramente casuale, eh, però il concetto importante, noi dicevo che oggi se aumentano i tassi qualche Stato va a gambe all'aria, quindi oggi io non credo che ci siano le condizioni, ma neanche domani, dato il contesto generale, per aumentare i tassi, però indubbiamente tra qualche anno in, un, eh, in, diciamo così, in, in una finestra temporale che possiamo... Eh, Diciamo, mantenere vaga, medio-lungo periodo, 5, 10, 15 anni, per dare un'idea, ecco che allora eh, lo scenario cambia e allora sicuramente, probabilmente, eh, un, eh, un aumento dei, 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 eh, dei tassi eh, potrebbe assolutamente verificarsi. Ecco allora che il prezzo delle obbligazioni eh, tenderà a diminuire. Eh, dovete infatti sapere che, eh, questo lo dico per i neofiti, no? quelli che comunque mi seguono da poco tempo, no? chi mi segue da anni eh, sa che su questo concetto eh, ci, eh, ci, diciamo, ci, in, tutte le, in tutte le conferenze gli dedico eh, lo spazio perché secondo me è fondamentale, quindi lo ripeto ehm, eh, a, diciamo così, a beneficio dei nuovi. Eh, dovete sapere che c'è un collegamento, dicevo, diretto tra l'andamento dei tassi di interesse e il prezzo delle obbligazioni, no? in particolare quella a tasso fisso o eh, zero coupon. No? Quando i tassi diminuiscono aumenta il prezzo delle obbligazioni no? e questo è lo scenario che si è verificato nel corso degli ultimi anni. Contesto di difficoltà economica, le banche centrali hanno ridotto i tassi di interesse e il prezzo delle obbligazioni è Salito di conseguenza il rendimento è diminuito ed è salito talmente tanto il prezzo che il rendimento è, è diventato negativo, nullo, comunque è, diciamo così estremamente estremizzito come dicevamo prima. Al contrario, invece, quando i tassi aumentano, cosa succede? Che il prezzo delle obbligazioni diminuisce. Ora dovete sapere che, a, oltre a questo fenomeno, no, che quindi quando i tassi aumentano il prezzo diminuisce e viceversa, cosa succede? Succede che l'oscillazione di prezzo Verso l'alto, verso il basso a seconda dell'andamento dei tassi che subiscono le obbligazioni, quindi che subisce il prezzo delle obbligazioni, è particolarmente sensibile al concetto di duration. No? Cosa vuol dire? Vuol dire che l'oscillazione di prezzo è direttamente collegata alla duration dell'obbligazione. Se la duration è ridotta, l'oscillazione di prezzo sarà ridotta, se la duration è elevata, l'oscillazione verso l'alto, verso il basso del prezzo delle obbligazioni, come conseguenza del movimento dei tassi, sarà elevato. Dove per duration, attenzione, si intende la vita finanziaria dell'obbligazione. Ora, il concetto di duration e il concetto di durata, cioè scadenza, eh, in realtà sono due concetti diversi, sono due concetti che non coincidono. Eh, però, questa sera facciamo uno strappo alla regola: i puristi della materia chiuderanno un occhio. Uh, per esigenze di sintesi e per essere compreso da tutti, facciamo finta che siano lo stesso concetto. Quindi facciamo finta che la duration, cioè la vita finanziaria di un'obbligazione, coincida con la sua scadenza. Perché faccio questa um, semplificazione per essere compreso da tutti? Perché vuol dire che in caso di rialzo dei tassi, abbiamo detto che il prezzo delle obbligazioni scenderà. E quali saranno le obbligazioni che si deprezzeranno maggiormente? quelle che avranno una duration più elevata, cioè quelle che avranno una scadenza più lontana. Perché ho sottolineato questo aspetto? Perché in un contesto come quello attuale, dove le scadenze brevi e le scadenze medie non hanno rendimento, il rischio che corre un risparmiatore è quello di essere automaticamente proiettato nell'acquistare, ad esempio, titoli di Stato italiani. Con scadenze molto lontane. Proviamo a pensare a un BTP 2067 lo troviamo qua sotto, vedete? Questo è il BTP 2067. Scade fa 46 anni. Io manco so se ci sono ancora al mondo fra 46 anni. No? Mio figlio ha 4 anni, e quando questo titolo di stato scadrà, avrà praticamente 50 anni, magari sarà nonno, che ne so. E oggi questo titolo vedete, lo compri al prezzo di 131 pago una cedola del 280 e offro un rendimento netto dell'1,50%. Se l'inflazione sale un poco, il rendimento reale, cioè quello al netto dell'inflazione, diventa negativo. Quindi in pratica il concetto qual è? È che chi compra un titolo con scadenza così lunga, oggi gli sembra di avere un minimo di rendimento rispetto ai tassi negativi, dopo ci torniamo. Ma attenzione. In caso di aumento dei tassi, queste obbligazioni saranno quelle che si svaluteranno maggiormente, con la conseguenza quindi che chi compra questo prodotto si ritroverà incastrato a un prezzo elevato, con una minusvalenza sul prezzo, un rendimento talmente basso che non coprirà dall'inflazione. Allora, diamo voce ai numeri, visto che li abbiamo già fatte vedere queste tabelle, le andiamo un attimo a descrivere. Allora, in queste prime due, queste e in quest'altra, io non ho fatto altro che andare a illustrare i principali titoli di Stato italiani, il BTP come cedola fissa, il CCT come tasso variabile e il BTP Italia e il BTPI come strumenti indicizzati rispettivamente all'inflazione italiana, il BTP Italia e il BTPI all'inflazione europea. Per farvi vedere, vedete sulle diverse scadenze, vedete dal 2021 al 2030. E poi, dal, dal 2031 al 2067, come eh, queste eh, obbligazioni offrono, eh, cioè quale rendimento offrono queste eh, obbligazioni. No? Ehm, quindi, fondamentalmente, dicevo, diamo voce ai numeri e osserviamo no, la panoramica eh, dei rendimenti no, sulle varie scadenze dei titoli di Stato italiani, così, no, ci facciamo un'idea no, di quello che è realmente lo stato dell'arte. No? Allora, se noi andiamo sulle scadenze vedete brevi. Cosa troviamo? Beh, troviamo che praticamente, vedete, fino al 2030 abbiamo, vedete, questo è il rendimento netto negativo. Questo tra l'altro è netto, ma neanche del tutto. Non ho tolto l'imposta di bollo dello 0,20 all'anno e non ho tolto eh, le commissioni di acquisto della banca, per cui eh, è netto fino a un certo punto. E quindi il risultato reale sarebbe ancora più... Negativo, ecco mettiamolo in questi termini. Quindi se voi andate a vedere, vedete fino alle scadenze qua più o meno 2030, vedete 29:30, abbiamo rendimenti negativi. Qui vedete abbiamo uno 0,44, ma se noi togliamo lo 0,20 dell'imposta di bollo la commissione di acquisto. Qui eh, ci resta quasi nulla, no? Quindi fondamentalmente sulle scadenze brevi fino al 2030 il rendimento netto è negativo o nullo. Primo. Quindi sul lato pratico, questo cosa vuol dire? Vuol dire due cose se ci pensate. Prima, non hai, titoli, non hai questi titoli in portafoglio, cioè non hai titoli di Stato italiani con scadenza fino al 2030, benissimo, non comprarli. Beato, te che non ce li hai, non comprarli perché hai un rendimento negativo. Se li compri, perdi soldi. Se li hai in portafoglio, cosa ti conviene fare? Beh, se il rendimento, nominale è, scusatemi, il rendimento netto è negativo, beh, tutta la vita ti conviene vendere perché vendendo adesso tu ottieni una quantità di denaro uguale o a volte anche superiore a quello che otterresti fra qualche anno. Portando a scadenza, riducendo oltretutto il rischio operativo. Quindi, tutta la vita, se il rendimento è nullo o negativo, ti conviene vendere. Quindi, se li hai in, in portafoglio e hanno rendimento nullo o negativo, ti conviene vendere. Punto. Dopo penserai a come reinvestire. Mi raccomando, eh, non commettere l'errore di dire non vendo perché non so dove andare a reinvestire. Sono due concetti diversi. Il primo concetto è Porsi la domanda, mi conviene mantenere o vendere? E in questo caso conviene vendere. Secondo concetto, una volta che ho venduto perché avevo convenienza a farlo, perché incasso oggi la stessa quantità di denaro che avrei incassato domani con un rischio minore. Avete presente il famoso detto è meglio un uovo oggi e la gallina domani? Ecco, è la gallina oggi in questo caso. Poi il secondo concetto staccato sarà: adesso che ho la liquidità, dove la reinvesto? Ma banalmente andando anche a reinvestirla in un. Um, conto deposito, che ti rende lo 0,7, lo 0,5, avresti comunque migliorato il rendimento di portafoglio. Comunque, non vendo perché non so dove investire, non è una soluzione. Mi raccomando, non è una scelta corretta. Quindi, sono due concetti diversi. Quindi, scadenze brevi non compratele, se le avete, vendetele perché hanno rendimento netto negativo. Se andiamo su scadenze medio-lunghe, beh, come dicevamo prima, eh, vedete, se noi andiamo su scadenze, no? fa far ridere eh, 2044-2067, che qui ballano una ventina d'anni, tra l'altro, comunque vedete il rendimento va dall'1,36 all'1,80, dallo 0,9 all'1,5%. Eh, In tema di tassi a zero, addirittura negativi, sembra tanta roba. Eh, però attenzione, no? eh, dicevo, eh, occorre stare attenti no? perché... Allora, possiamo avere due scenari, no? Allora, se i tassi diminuiscono ancora, oppure se aumentano la marea. E, e raggiunge anche la marea intendo dei rendimenti negativi o nulli e raggiunge anche le scadenze più avanzate, adesso le scadenze nulli sono fino al 2030 ma nulla vieta che con i tempi che eh, passano possa arrivare magari eh, scadenze negative vedete rendimenti negativi anche a scadenza vedete 2033 2034 o anche eh, più avanti no? ehm, e quindi magari ci potrebbe essere effettivamente un piccolo margine di ulteriore rialzo dei prezzi no? quindi se uno è convinto che i tassi siano destinati a scendere ulteriormente che si allungherà l'elenco delle scadenze con rendimento nullo o negativo. Ecco che allora effettivamente comprare per cercare di rivendere a un prezzo più alto potrebbe anche avere una sua eh, logica. No? Ci potrebbe essere un piccolo margine no? di ulteriore rialzo del prezzo di questi BTP. Però attenzione: non stiamo parlando di compro e porto a scadenza, stiamo parlando di compro e spero di trovare praticamente un fesso a cui sbolognare il titolo prima che inizi eh, la fase di ribasso dei prezzi, quando i tassi aumenteranno. È un po' come da bambini, non so se vi ricordate, c'era quel gioco no, che si prendeva il palloncino, la bomba d'acqua, no, si prendeva il palloncino, lo si riempiva d'acqua e poi dopo ci si metteva in cerchio e si passava no, eh, di mano in mano, fondamentalmente, questa, eh, questa bomba d'acqua, no, questo palloncino pieno d'acqua. E quindi l'obiettivo era ricevere il palloncino senza farlo scoppiare e riuscire a ritirarlo, no, l'amico che avevamo vicino, no, sperando che si rompesse nelle sue mani e non certo nelle nostre. No. Ecco. Comprare oggi titoli di Stato con scadenza lunga e fare esattamente questo gioco. Lo compri sperando che i tassi si riducano ulteriormente, così il prezzo di questo BTP sale un altro po', ma una roba ridicola, quasi in confronto al rischio di apprezzamento se i tassi dovessero aumentare, con la speranza, ripeto: non di portare a scadenza, ma di rivenderla a un altro prima che i prezzi scendano, è no? il gioco della bomba che dicevamo. Voi capite che non è una grandissima operatività, no? il rapporto rischio-rendimento non è dei migliori. Qualcuno potrebbe pensare, beh se questo è il panorama italiano dei rendimenti, proviamo a volgere lo sguardo all'estero. Beh, lo possiamo senz'altro fare. Eccoci qua, questi sono i titoli di Stato eh, principali denominati in euro, quindi quelli che vedete qua non l'ho indicato, eh, non ho messo la colonna per esigenze di sintesi, di spazio, ma sono tutti in euro. Beh, cosa notiamo? Beh, a parte no, gli emittenti traballanti, Argentina, Tunisia, Turchia, no? vedete che hanno dei rendimenti del 3%, eh, del 16, del 15%, ma sono tutti emittenti eh, traballanti da questo punto eh, di vista. Eh, per il resto la situazione dei rendimenti, se andiamo sulle alte scadenze, è ancora più avara. Proviamo a pensare, guardate, qua c'è un dov'è? Qua il Bund, guardate, scade nel 2050, ha una cedola che vale zero. Lo pagate 103,10, non vi darà un centesimo fino al 2050, nel 2050 vi rimborsa 100. Perdete lo 0,10 all'anno. Ditemi voi se ha senso comprare un prodotto che scade nel 2050, vi paga zero di interessi e vi rimborsa una cifra inferiore a quella che lo comprate oggi. Follia. Se ci pensate, se no, arrivasse un marziano sulla Terra oggi. Tornerebbe a casa dicendo forme di vita intelligenti sulla Terra non ne ho trovate. No? E qui, anche qui, eh, vale il concetto: no? o gli emittenti sono traballanti, e non mi sento certo di consigliare a qualcuno di comprare un emittente traballante, oppure sugli emittenti con un buon pedigree, quindi quelli che non saltano, eh, non li comprerei lo stesso perché vedete hanno rendimenti negativi. Per cui hai un bel da dire, la Finlandia è, è solida. Sì, però la Finlandia scade nel 31 e perdo lo 0,46 all'anno. Eh, il Bund lo 0,10 perdo. Ah, perdo poco. Sì, però fino al 2050. No? Eh, insomma, morale della favola. Eh, giusto un dato. No vabbè, fa lo stesso, non denotiamo la lunga, cioè il concetto fondamentalmente è che anche tra i titoli di Stato esteri in Euro, solidi, cioè che eh, se compriamo questa obbligazione siamo relativamente sicuri eh, che ci verrà rimborsata, vedete abbiamo rendimenti ancora più avari rispetto a quelli che abbiamo trovato prima sul mercato italiano. Eh, questo no, non è un bello spettacolo eh, perché vuol dire che eh, dal momento che il rendimento esprime il rischio, eh, il fatto che i nostri titoli di Stato offrano un rendimento superiore a quello degli altri titoli europei vuol dire che siamo percepiti come più rischiosi dal mercato. Ehm, obbligazioni societarie, quelle che trovate in sfondo in questo momento sono le obbligazioni societarie, i cosiddetti bond corporate, no, sempre in euro, vedete sono tutti divisa euro. Ehm, allora anche qui se guardiamo i rendimenti sono abbastanza eh, streminziti anche su emittenti senza reti, in programma pensare non so, a Carraro, ehm, Carraro vedete, scade nel 2026, paga una cedola del 3,75, però visto che la paghiamo 102,44, offre un rendimento, vedete, lordo del 3,30, che diventa un 2,32 netto. Cioè fondamentalmente se io compro Carraro, che è un, è un emittente che non ha rating, è, ha come società un discreto indebitamento, Ottengo un rendimento del 2,30. Quindi non dico che Carraro fallirà, per carità, però Carraro non è sicuramente l'emittente più solido di questa terra, quindi un minimo di rischio default c'è. Ora, se io peso questo minimo rischio default con il rendimento del 2,30 netto, beh, siamo sicuri che il rapporto rischio-rendimento sia a mio favore? Assolutamente no. Quindi attenzione, perché anche qui nel, nel comparto corporate molte di queste obbligazioni che voi trovate ai primi posti sono mm. obbligazioni senza rating, sono obbligazioni di società che hanno qualche indebitamento. Prendiamo, pensiamo a Telecom fondamentalmente, no? Eh, quindi da questo punto pensiamo ad autostrade, che comunque rendimenti molto bassi, eh, però è all'interno di una vicenda no? politica più che economica, eh, e quindi, insomma, da un punto di vista operativo. Spesso e volentieri, analizzando queste immagini, mi varrebbe da dire: Ma chi me lo fa fare? No? Perché me la devo andare a cercare? No? Per portare a caso un 2-3% rischio default, ma non ha assolutamente senso no? come premi al rischio, come rapporto rischio-rendimento. Potrei andare a guardare. Sulla valuta estera potrei andare quindi a cercare obbligazioni in dollari, quindi una valuta forte, anche se il dollaro in questo momento è debole come quotazione nei confronti dell'euro, però in generale è una valuta forte storicamente. Quindi un investitore potrebbe anche valutare di diversificare. Ora, a, tralasciando il dettaglio che eh, il discorso diversificazione valutare lo tratteremo mercoledì prossimo. Eh, perché, comunque una diversificazione valutare di portafoglio può avere un senso se rientra nella pianificazione della persona, eh, quindi è la classica domanda: no? Ha senso comprare obbligazioni in dollari? La risposta è: dipende dalla tua pianificazione finanziaria. Non a volte c'è qualcuno sul mio gruppo chiuso che pone domande di quel tipo: No, vorrei comprare obbligazioni in dollari. Faccio bene? È il momento giusto? Eh, sono domande che non hanno una risposta eh, perché dipendono dalla pianificazione finanziaria della persona, no? Il il cambio valutario in questo caso perché stiamo parlando di questo in questo momento eh, è chiamato rischio cambio, non è chiamato opportunità cambio, è chiamato rischio cambio, perché perché se la valuta che vai a comprare si dovesse deprezzare contro l'euro eh, perdi al cambio perdi eh, denaro e magari le cedole che hai incassato non compensano no? la svalutazione della valuta quindi il cambio è considerato un rischio e come tale va trattato poi in certi contesti può diventare un'opportunità se effettivamente la valuta che hai comprato si rivaluta nei confronti dell'euro ma non è così scontato che questo avvenga quindi da un punto di vista operativo bisogna trattarlo come un rischio punto e quindi bisogna porsi la domanda All'interno della mia pianificazione finanziaria, quindi del mio grado di rischio, della mia ottica temporale e soprattutto del mio obiettivo finanziario, perché, ripeto, dobbiamo ragionare per obiettivi finanziari, ecco che la domanda è, è efficiente inserire del dollaro? Se la risposta è sì, vado a stabilire il peso percentuale da dare a questa componente e vado a cercare il singolo prodotto più efficiente per realizzare la pianificazione, vedete che il, il singolo prodotto, la singola obbligazione, il singolo ETF in dollari o quello che è, è lo strumento per realizzare la pianificazione finanziaria e lo strumento è non il fine, quindi non mi devo mai concentrare sullo strumento, devo concentrarmi sull'obiettivo e in base all'obiettivo e alla pianificazione decido qual è poi l'asset allocation ideale, il peso percentuale da dare a ogni asset e poi per ogni asset cerco lo strumento più efficiente. Quindi tornando al nostro eh, asset in dollari, eh, se lo facciamo come valuto diversificazione potrebbe avere un senso, eh, altrimenti vedete che anche qui non abbiamo dei rendimenti particolarmente elevati. Ora eh, qui in alto trovate qualche rendimento elevato sexy se vogliamo, ma attenzione stiamo parlando sempre di Argentina, Turchia o Brasile, quindi non stiamo parlando degli stati più solidi eh, di questo mondo. Se andiamo a guardare sugli emittenti più solidi come il T-Note, che è lo Stato americano, la BEI, eh, che è la Banca europea per gli investimenti, quindi un ente sovranazionale, eh, vedete che abbiamo rendimenti che sono assolutamente eh, bassi in termini lordi e negativi, vedete in termini eh, Netti, no? quindi, da un punto di vista operativo significa che anche eh, sui titoli di stato in valuta americana, non è che ci siano dei rendimenti particolarmente generosi, anzi, anche qui abbiamo rendimenti nulli o comunque vari, anche sugli emittenti solidi. Su emittenti solidi no? ehm, cosa possiamo fare? Beh, possiamo fare eh, andare a vedere: no? già che ci siamo, no? eh, eh, sulle eh, obbligazioni corporate, quindi. Eh, le obbligazioni societarie, ma in dollari, vedete, sono tutte eh, divisa eh, USD dollaro. E anche qui, che cosa troviamo? Beh, eh, eh, qui un po' di rendimento lo troviamo, sì, certo. Eh, ma troviamo delle obbligazioni a rischio guardate questa obbligazione fondamentalmente ha un rendimento nominale un rendimento netto scusatemi del 19% potenziale ma attenzione questa quotava 100 la compriamo a 41 beh cosa vuol dire che si è deprezzato un 60% di prezzo di capitale di valore nominale questo vuol dire con emittente a rischio default eh, gli altri eh, emittenti che troviamo non è che siano eh, il massimo no, della, della solidità ehm, per cui attenzione, perché eh, adesso alcuni di questi nomi, per carità, secondo me sono interessanti, eh, però sicuramente, eh, per esempio, Pemex, io delle Pemex in portafoglio le ho. Eh, è una, per Pemex sarebbe petrolio messicano, una società eh, al cui interno eh, non è tutta corporate, c'è anche lo stato messicano, però sicuramente è una società indebitata, è sicuramente una società che investe in un settore, quello del petrolio che è in difficoltà e negli anni prossimi potrebbe continuare la difficoltà del petrolio, perché comunque abbiamo una svolta green eh, da questo punto di vista nel mondo, quindi eh, è un emittente comunque da monitorare con attenzione eh, stesso discorso no? per i grandi magazzini, Mecis eh, Teva è una società mh, collegata alla farmaceutica eh, Goodyear, no? cioè, Ford no? il settore dell'auto è sicuramente un settore che è in difficoltà quindi attenzione perché qui qualche rendimento un po' più interessante lo troviamo ma comunque il rischio non è così basso come si potrebbe eh, ipotizzare no? quindi da un punto di vista operativo mi raccomando tenetelo sempre a mente. Anche in questa immagine, quindi vedete, la maggioranza degli emittenti sono eh, traballanti. Insomma, morale della favola per farla breve: se un tempo, ieri, no, abbiamo detto, era facile trovare, la, eh, riuscire a comporre la componente core del portafoglio comprando delle singole obbligazioni, ecco che oggi comprare delle singole obbligazioni, vedete, che a causa dei tassi a zero è estremamente è complicato, no? il quadro è molto diverso rispetto al passato. Quindi oggi che cosa possiamo fare? Beh, diciamo che per un attimo che bevo dicevo Oggi per costruire la parte core del portafoglio, ehm, un investitore si trova davanti fondamentalmente a due strade, a due ipotesi operative. No? La prima ipotesi, la vediamo qui, è quella di accontentarsi delle vacche magre e quindi selezionare il meglio, o meglio sarebbe dire forse il meno peggio, tra che cosa? Tra conti deposito. Obbligazioni a tasso variabile, però di emittenti che abbiano un buon rating in euro per non avere il rischio cambio e un prezzo sotto 100. Dopo vediamo qualche esempio. E dei certificati a capitale protetto. I certificati a capitale protetto li vediamo eh, mercoledì sera. E, anzi, in realtà, due o tre li vediamo anche stasera. In realtà, poi ci, un asse su cui ci concentreremo eh, con un sottoportafoglio, con un satellite mercoledì. Comunque, dicevo, in linea generale, la prima ipotesi è. Mi accontento delle vacche magre, mi accontento di quel che passa il convento. E quindi che cosa troviamo? Beh, anche qui no? diamo eh, voce a, a, ai numeri. No? Eh, io mi ero anche segnato: qua volendo uno può fare anche no, il conto deposito, qui non ve li ho messi, però vedete uno può andare su. Eh, conti.it, mette la cifra che deve investire, ad esempio, 30.000 euro. Giusto un'idea, mette la durata del vincolo che sono 12-24, facciamo 18 mesi, ma facciamo 12, facciamo il grande classico. Poi, ovviamente, ognuno di noi va a mettere la, 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 la sua eh, orizzonte temporale. Dice aggiorna, calcoli, e eh, vedete che il sito in pochi eh, istanti fondamentalmente vi restituisce che cosa su questa sera è tremendamente lento eccoci qua eh, voi potete poi ordinare vedete questo ehm, questa ricerca in, eh, in tanti modi facciamo eh, tasso effettivo adesso ah, ho il cricetone nella ruota riprende a girare due minuti che due secondi speriamo non due minuti eccoci qua Aggiorna la pagina ecco vedete che vi restituisce i, ehm, eh, che cosa? I risultati che ha trovato? Vedete, al primo posto c'è Banca Finint. Ehm, che è su un capitale investito, di tre, investito, depositato in realtà di 30.000 euro per ah, 18 mesi, non 12, vi dà un tasso effettivo, vedete, dello 0,73, che vuol dire 325 euro e 11 eh, centesimi eh, netti. Eh, poi c'è meglio banca, vedete, con uno 0,69, c'è banca progetto con uno 0,66, Twist, ViviBanca, banca IFIS. Widiba eh, è il gruppo Montepaschi di Siena, finché ce lo stato dentro non è un problema, quando eh, Montepaschi verrà venduta vedremo un attimo. E via discorrendo, vedete trovate in ultima posizione Santander con uno 0,27% effettivo. Eh, quindi una prima soluzione, dicevo, potrebbero essere i conti deposito, però vedete che comunque sono rendimenti strebenziti, lo 0,73, lo 0,69, eccetera. Però attenzione, hanno anche un basso grado di rischio. Perché dico basso grado di rischio? Beh, perché vi ricordo che i conti deposito rientrano nella tutela fino a 100.000 euro offerta no, dal fondo interbancario di tutela dei depositi quindi è vero che rendono poco però fondamentalmente hanno una tutela che le singole obbligazioni non hanno eh, perché eh, se l'emittente dell'obbligazione salta, salta, in questo caso abbiamo una rete di protezione no? e quindi eh, è senz'altro un aspetto fondamentale mettiamolo in questi termini, tra un conto deposito che rende lo 0,7 e un'obbligazione che mi rende lo 0,7 beh tra le due eh, potrei valutare il conto deposito perché comunque è più sicuro rispetto all'altra, potrei scegliere l'obbligazione se eh, ipotizzare che potrebbe eh, assistere eh, a un rialzo dei tassi con la conseguenza che magari questa obbligazione che oggi rende lo 0,7 perché a tasso variabile magari riprenderà a pagare cedole oppure posso scegliere l'obbligazione perché la compra 98 mi rimborsa 100 e queste due monetine di guadagno sono reddito diverso che posso usare per compensare minusvalenze quindi per una maggiore efficienza fiscale che invece i conti deposito non hanno però in linea generale se pesiamo il rischio eh, rendimento tra uno 0,7 di un'obbligazione che può fallire, di un conto deposito garantito fino a 100.000 converrebbe sicuramente il conto deposito. Poi, se si fanno, ripeto, altri ragionamenti in termini di oggi non paga la cedola, ma magari domani sì voglio speculare sul rialzo del prezzo perché secondo me potrebbe risalire, eh, voglio avere una maggiore efficienza fiscale con reddito diverso, allora magari posso fare un altro discorso, però in linea generale non è secondo me una soluzione da scartare a priori. Quindi dicevo, conto deposito, qui andate sul sito, vi potete trovare tutte le informazioni necessarie. Tornando invece a noi... L'alternativa qual è? Beh, la seconda eh, alternativa, dicevamo, sono quelle obbligazioni, no? eh, obbligazioni di emittenti eh, con eh, un buon rating o comunque con eh, un, un buon pedigree, mettiamola in questi termini, eh, in euro, quindi senza rischio eh, cambio, che quotano, vedete, sotto eh, 100. Eh, perché quotano sotto 100? Beh, a parte il primo, vedete Renault che è un tasso fisso. Eh, C'è scritto l'1%, anche questo, vedete un BTP 025 è un tasso fisso. Tutti gli altri sono tassi variabili. Ora dovete sapere che il tasso variabile di queste strutture è il classico Euribor più no? il problema è che l'Euribor è negativo quindi sono tutte obbligazioni che non pagano cedola. Quindi il prezzo vedete sotto 100. È giustificato non dal fatto che questi emittenti siano a rischio default, ma semplicemente perché sono obbligazioni a tasso variabile che non pagano una cedola. Per cui, l'unica modalità che hanno per erogare un rendimento positivo è la differenza tra il prezzo di acquisto e il prezzo di vendita. Quindi ad esempio, questa obbligazione, vedete una banca IMIC, cade nel 2027, la si compra circa 26,50, rimborsa appunto nel vedete il 25 gennaio 2027 100. Quindi il guadagno fondamentalmente sono queste tre monetine e mezzo da qui al 2027. Attenzione però perché questo è il rendimento nello scenario peggiore. Perché il rendimento è scenario peggiore? Perché dovete sapere che se da qui al 2027 i tassi di interesse dovessero salire, l'Euribor torna a pareggio, a zero, addirittura torna in positivo, ecco che allora questa obbligazione riprende a pagare cedole. Quindi il rendimento sarebbe sicuramente più elevato rispetto a quello che vedete. Quindi quello che vedete qui è un... Rendimento nel caso eh, peggiore, no? quindi queste obbligazioni, secondo me, vedete in molti casi sono obbligazioni di emittenti con un buon pedigree perché ripeto: Banca IMI è una realtà solida, Mediobanca altrettanto, eh, Goldman Sachs, eh, Unicredit. Quindi da questo punto di vista, vedete che abbiamo obbligazioni, <coughs> scusatemi con un buon pedigree con scadenza entro i 10 anni, vedete, li ho selezionate appositamente, scadenza massima 2030, ma vedete molte di queste scadono anche prima, con quotazione sotto 100, sono tutte in euro, tutte senior, quindi non subordinate, chi più, chi meno, vedete, hanno un upside, cioè la differenza tra il prezzo di mercato e il valore nominale di rimborso 100. Quindi queste possono essere, ciascuna di queste, volendo, a seconda della vostra ottica temporale, eh, può essere una soluzione di... Eh, investimento. Poi abbiamo i, dove sono qua? i certificati a capitale protetto che in questo momento storico quotano, vedete, sotto che cosa? Sotto al prezzo minimo di rimborso. Si chiamano certificati a capitale protetto perché fondamentalmente a scadenza prevedono una soglia minima di rimborso. Quindi salvo default dell'emittente ma anche qui abbiamo emittenti, vedete, con un buon pedigree ecco che allora il nostro eh, il nostro certificato non siamo la peggiore la rimborsa vedete 100 1090 eccetera 950 eccetera In questo caso vedete sono tutti i certificati che quotano vedete chi più chi meno ha un prezzo inferiore rispetto a quello prezzo minimo di rimborso quindi ad esempio il primo prendo il primo giusto per dare un'idea vedete lo si compra a 95 e 48 Vedete, scade il 19 dicembre del di 2025 e rimborserà 100. Quindi ha un upside del 4% fondamentalmente, che significa 1,095 lordo. Quindi chi compra questo prodotto lo compra oggi a 95,48% e, nello scenario peggiore, nel 2025, salvo default di Banca Acros, che la ex Banca Letti sarebbe Banco BPM per dare un'idea come gruppo, quindi il rating a cui fare affidamento è quello di Banco BPM, rimborserà 100% scenario peggiore 0,95 per cento anno però attenzione anche qui questo certificato vedete è collegato a che cosa a un indice all'indice Eurostox Select Dividend 30 se questo indice dovesse recuperare terreno salire sopra un determinato valore che qui in memoria non ricordo ecco che questo certificato pagherebbe anche delle cedole e quindi da un punto di vista operativo torniamo al discorso di prima questo che abbiamo calcolato è il rendimento nello scenario peggiore. Perché? Perché se da qui al 2025, anche in quattro anni, il prezzo del sottostante recupera e risale e supera oltre un determinato valore, ecco che allora questo certificato pagherà la cedola. Quindi tu vedrai che il prezzo di 95 arriverà a 100, addirittura potrebbe salire ulteriormente e ti pagherà la cedola. Quindi fornendo fondamentalmente un rendimento aggiuntivo, diciamo così incrementale rispetto a quello che è stato calcolato qui. Quindi anche questi certificati che quotano sotto 100, eh, si dica in gergo tecnico, quindi scuotano sotto il prezzo nominale di rimborso, nello scenario peggiore, salvo default, ripeto: ecco che sono senz'altro uno strumento interessante. Mercoledì prossimo vedremo poi. Qualche altro certificato capitale eh, protetto, entreremo proprio nei dettagli. Vi farò qualche eh, esempio in più. Per chi volesse, eh, perché c'è sempre eh, qualcuno che vuole alzare l'asticella e dire: sì, queste obbligazioni, eh, le vacche magre, ma tra gli emittenti, un po' così. Eh, quale si potrebbe valutare? Beh, tra le varie obbligazioni che si potrebbero valutare eh, ci potrebbe essere questa. Questa è un'obbligazione convertibile, l'emittente è First Capital, eh, emittente italiano nonostante il nome sia anglosassone, paga una cedola del 3,75%, scade nel 2026. È un'obbligazione convertibile, quindi un'obbligazione ibrida, no? un'obbligazione che nasce normale come una normale obbligazione ha un prezzo di emissione, ha un prezzo di eh, rimborso, ha una data di rimborso, 2026, ha una cedola periodica 375 che viene pagata, quindi è una normale obbligazione, però attenzione che è collegata anche a un'azione, è collegata a un'azione tramite uno strike, cioè un prezzo, e se l'azione collegata a questa obbligazione convertibile dovesse salire oltre un determinato livello di prezzo, Ecco che allora tu investitore potresti chiedere la conversione e dire non voglio più essere un creditore, cioè un obbligazionista, e incassare il 3,75, ma voglio cessare appunto lo status di creditore per, di, per assumere lo status di azionista e quindi non voglio più farmi rimborsare 100 più l'ultima cera alla scadenza, ma voglio avere le azioni. Voglio diventare azionista. Quando è che ti conviene... Passare da obbligazionista a azionista? Beh, quando il prezzo di mercato del titolo supera un determinato valore, tale per cui tu hai la possibilità di convertire il tuo prezzo obbligazionario in azioni a un prezzo di carico, quindi inferiore a quello di mercato. Esempio stupido ma giusto per capirsi: il prezzo di mercato è 15 e tu puoi eh, acquistare le azioni tramite la conversione al valore di 10. Quindi tu te le troverai in carico le azioni al prezzo di 10, sul mercato valgono 15, le vai a vendere, questo è un esempio stupido ma giusto per dare un'idea, incassi il 50% di guadagno, che è ovviamente molto di più della cella del 375. Ora, e questo era il 50% di guadagno e il primo numero che mi è passato per la l'anticamera del cervello in questo momento per fare l'esempio, non è realistico, era giusto proprio macroscopico per darvi l'idea. Comunque il concetto è che si tratta di, un di uno strumento ibrido, metà obbligazione e metà Ehm, eh, come si dice eh, azione? No? Eh, però attenzione, il contratto da parte del manico ce l'hai tu. Eh, se compri questo prodotto sei un creditore, sei un obbligazionista, poi sarai tu a valutare se ti conviene diventare azionista e quindi cessare lo status, dicevo, di debitore e assumere quello di eh, creditore. Allora, questa obbligazione convertibile, a parte il fatto, dicevo, di, di avere questo biglietto, questo biglietto alla lotteria, chiamiamolo della possibile conversione. Eh, ha delle altre caratteristiche, no? Allora... E secondo me perché ve la descrivo? Beh fondamentalmente perché secondo me è una delle poche obbligazioni convertibili eh, quotate su borsa italiana interessanti. Le obbligazioni convertibili già di per sé sono una specie in via di estinzione. Anni fa ce n'erano ne tantissime, oggi sono rimaste proprio un manipolo, primo aspetto. Secondo aspetto la quasi totalità di quelle quotate su borsa italiana sono da prendere e buttarne il patume perché sono di emittenti traballanti. In questo caso invece il discorso secondo me è interessante. No? Tra le poche obbligazioni convertibili interessanti oggi mentre parliamo c'è sicuramente questa però attenzione bisogna eh, quantificare bene il grado di rischio per te allora perché dovete sapere che First Capital eh, è una holding di partecipazioni finanziarie che è specializzata fondamentalmente nell'andare a investire nel private equity eh, con diciamo così un obiettivo di lungo periodo e eh, con l'idea di andare a eh, diciamo così eh, individuare delle società leader nelle nicchie di mercato che però hanno un, eh, un, sono amministrate, diciamo, sono gestite da eh, uomini eh, competenti, hanno piani di sviluppo credibili e sostenibili e quindi hanno insomma, delle possibilità di aumentare eh, di valore nel corso del tempo. Eh, fino ad oggi eh, si sono comportati bene perché fondamentalmente se uno va a vedere il track record di ehm, operazioni concluso da Feast Capital, abbiamo Tinex abbiamo Bomi, Mutual Line, Eukedos, eh, eh, okay, so, abbiamo eh, delle buone soluzioni e, e tuttora guardate questo è il portafoglio che hanno in essere in questo momento sicuramente eh, ci sono delle società abbastanza eh, interessanti quindi eh, tornando al discorso, cos'è Fiscapita? Abbiamo detto un ordine di partecipazione che fa private equity no? con ottica di lungo periodo, compra delle quote rilevanti di azioni con l'obiettivo poi di rivendere a un prezzo superiore fra qualche eh, anno. Eh, dicevo, eh, hanno un buon portafoglio attuale di società eh, quotate, hanno un... Ehm, Qua non l'ho messo, però se voi andate a cliccare su track record lo vedete, è uno, uno storico importante. Però attenzione, a fronte di questi presi che vi ho illustrato ci sono eh, due difetti. Eh, il primo è una società senza rating, il eh, secondo è un'obbligazione poco liquida, poco scambiata, per cui è da prendere con le pinze, vuoi per l'emittente e vuoi per la scarsa liquidità, quindi non è per tutti i portafogli. Però visto che c'è sempre quello che mi chiede, ma se tra gli emittenti eh, meno solidi, meno sicuri, qual è quello che preferiresti? Beh ve l'ho segnalato perché mi sembra eh, corretto. Arriviamo a un altro aspetto che secondo me è interessante da trattare ed è il famoso dilemma. E dire, ok, io ho deciso di utilizzare questa prima ipotesi, cioè vado a cercare le vacche magre, mi accontento, quindi singole obbligazioni, eccetera. Qual è il timing operativo? Cioè, quando è il momento migliore per... Inserirle in portafoglio, no? C'è un timing. Qual è il momento più opportuno? Allora, dal mio punto di vista, visto che stiamo parlando di una fase storica con i rendimenti che sono estremamente eh, streaming city, secondo me, cercare non è facile, ma comunque cercare di ottimizzare il timing per l'acquisto di queste singole obbligazioni, ma vale anche per i certificati a capitale protetto, ecco, senz'altro utile, no? Per quanto riguarda i certificati a capitale protetto, visto che sono collegati ad azioni o indici quotati, bisogna aspettare delle fasi di debolezza delle azioni o degli indici a cui sono collegati i certificati e periodicamente sui mercati abbiamo delle fasi di debolezza. E per quanto riguarda invece le obbligazioni, che cosa possiamo aspettare? Beh, possiamo aspettare dei momenti di tensione dello spread. O comunque momenti in cui c'è un po' di calo di quelli che sono i prezzi delle obbligazioni, con la conseguenza di assistere a un leggero aumento del rendimento. No? Eh, non sono ovviamente momenti frequenti, eh, non sono all'ordine del giorno, però periodicamente si verificano eh, sui mercati. Quindi, eh, ad esempio, può essere utile quello che vedete in sfondo in questo momento: che cos'è? Vedete? È lo spread tra il BTP e il Bund, il famoso spread tra questi due, eh, tra rendimento del titolo di Stato 10 anni italiano e quello equivalente sempre a 10 anni eh, tedesco. Vedete che questo spread ha dei movimenti in cui scende, a momenti vedete, in cui si impenna. Molte volte che si impenna abbiamo le famose tensioni dello spread, tutti i giornalisti eh, ne parlano, sia la carta stampata che le trasmissioni televisive, Bruno Vespa no, fa il plastico del, dello spread, eccetera, eccetera. Ecco, in quei momenti... Eh, in realtà, ehm, i telegiornali fanno eh, terrorismo, ma in realtà sono i momenti in cui più indicati per acquistare queste obbligazioni. Io che cosa faccio? Beh, faccio una cosa molto semplice. Prendo il grafico dello spread, ci vado ad aggiungere, vedete, le bande di Bollinger, quindi un indicatore di volatilità, e tutte le volte che abbiamo un eccesso sulle bollinger, in questo caso vedete, vi ho colorato gli eccessi in automatico, ecco che identifico delle zone idonee all'acquisto. Quindi tutte le volte che abbiamo un eccesso sulle bande di Bollinger, ecco, frazionare il capitale. Destinato alle obbligazioni e cominciare ad effettuare degli acquisti è senz'altro eh, utile salutare. Sono i momenti migliori per entrare in questo momento storico sul mercato obbligazionario. Quindi, per tornare alla domanda del timing, se lavoriamo sulle singole azioni, seguire sicuramente le singole obbligazioni, primo, secondo seguire lo spread e tutte le volte che abbiamo un eccesso. Ecco che sfruttarlo non per scappare dai titoli di stato o dal mercato obbligazionale, ma per fare esattamente il contrario, per andare a comprare con la liquidità che abbiamo in portafoglio. Poi è chiaro che se uno eh, pensa che l'Italia eh, sia destinata al default, che tutti gli emittenti siano destinati al default, che si torna al baratto. Questo è ovviamente un altro scenario, non dovrà sicuramente comprare, andrà eh, a comprare altri asset. asset scusatemi. Eh, ma eh, se uno non pensa invece alla realizzazione di quello scenario eh, o vuole diversificare in una porzione di portafoglio, ecco che senz'altro i momenti di tensione eh, vanno eh, sfruttati. Vedete, vanno sfruttati in modo oggettivo, perché io non è che mi invento lo spread alto o lo spread basso. A sentimento a pancia, ma uso il grafico, ci abbino un indicatore. In questo caso, le bande di Bolling, un indicatore di volatilità, e tutte le volte c'è un eccesso, quindi un dato oggettivo, vado a sfruttarlo per quindi vedete che una decisione di investimento non presa sulla pancia, sulle emotività, ma presa su un dato oggettivo che è quello dell'eccesso sui prezzi barra rendimenti. No. allora Questa è la prima ipotesi, quindi veniamo alla seconda ipotesi. Un attimo che bevo. Allora, la seconda ipotesi è quella di andare a creare la parte core di portafoglio attraverso che cosa? Attraverso un portafoglio, un sottoportafoglio di ETF. Se noi andiamo ad adottare questa soluzione abbiamo dei pregi e dei difetti allora tra i pregi citiamoli subito allora, beh, il primo pregio è che l'ETF è uno strumento finanziario che non può fallire, e Gli eliminiamo il rischio di default dal portafoglio e non è un dettaglio da poco, soprattutto in una fase come quella recessiva di oggi dove nelle fasi di recessione di difficoltà economica aumentano l'incidenza dei default delle aziende, quindi strumento efficiente perché non può fallire, primo aspetto positivo, secondo aspetto Ampia diversificazione interna del paniere no, di ogni ETF. L'ETF non è altro che un portafoglio di denaro che viene utilizzato per comprare tante obbligazioni, tante azioni diverse, no? quindi tante obbligazioni di emittenti diversi, tante azioni di aziende diverse. Quindi il portafoglio di un ETF è ampiamente diversificato. Anche questo ovviamente è utile per eliminare il rischio specifico e grazie appunto alla diversificazione che dicevamo prima. Poi, opportunamente selezionati, sono un prodotto liquido sempre ben scambiato, quindi non c'è nessun problema. Poi c'è la presenza del market maker a garantire liquidità allo strumento, quindi da questo punto di vista non ci sono problematiche, io in qualsiasi momento lo posso comprare, in qualsiasi momento lo posso vendere. I costi di gestione degli ETF sono estremamente contenuti, eh, mediamente un ETF ha un costo medio dello 0,20 circa, eh, ci sono alcuni che costano lo 0,50, soprattutto quelli che investono in asset magari poco liquidi eh, o con delle cose particolari, penso ad esempio qualche paese emergente eh, ha dei costi stile 0,5, ma ci sono anche altri ETF che hanno dei costi come lo 0,07%, pensiamo all'azionario americano 0,07% all'anno. Quindi se noi facciamo una media più o meno siamo a cavallo di uno 0,20%, considerando che i fondi di investimento mediamente costano l'1,5 e l'1,8, stiamo parlando di eh, un risparmio notevolissimo, quindi l'efficienza dei costi è estremamente eh, è un dato estremamente eh, concreto per gli ETF, quindi insomma, è un aspetto positivo. Eh, in più quindi, insomma, morale della favola: tra liquidità, costi contenuti, ampia diversificazione. Non poter fallire, possiamo senz'altro dire che lo strumento, strumento l'ETF è uno strumento efficiente. Quindi lavorare con gli ETF, costruire questa porzione di portafoglio core con gli ETF significa lavorare con uno strumento efficiente. E questi sono i pregi. Non mancano, però, alcuni difetti, ce ne cito due. Allora, il primo difetto è che gli ETF non hanno una scadenza. Per cui di fatto noi non sappiamo quando andremo a vendere e a che prezzo andremo a vendere, quindi non siamo sicuri di avere una plusvalenza nei momenti in cui andremo a vendere lato prezzo e quindi di fatto siamo esposti al rischio prezzo. Questa cosa qui non capita se noi compravamo come, nel, come ieri no? le singole obbligazioni, perché le singole obbligazioni dicevo io la compro oggi, la porto a scadenza che è una data precisa mi rimborsa 100, un prezzo preciso, nel mentre mi paga le cedole io so che salvo default poco tanto ma guadagnerò, grazie al fatto appunto, che c'è una scadenza precisa con un prezzo preciso di rimborso. Gli ETF, invece, non avendo scadenza, io non so, ripeto, quando li venderò e, quando, e a che prezzo li andrò a vari. Quindi, di conseguenza, lavorando con gli ETF, sono esposti al rischio prezzo. Altro aspetto, diciamo che la personalizzazione di un portafoglio fatta tramite gli ETF non è così efficiente. Come quella delle singole obbligazioni. Le singole obbligazioni, abbiamo detto prima, sono lo strumento principe no? della pianificazione finanziaria perché possiamo cal calibrare scadenza, flusso cedolare, rendimento. Nel caso degli ETF, non avendo scadenza, non potendo fare dei calcoli precisi, è chiaro che queste certezze vengono meno. Quindi è uno strumento meno efficiente per la personalizzazione del portafoglio. Quindi vedete che questa seconda soluzione di usare il portafoglio di ETF come eh, componente core del portafoglio presenta degli inutili, de degli innegabili pregi, ma anche alcuni difetti per cui bisogna esserne a conoscenza. No? Io martello spesso sul concetto di essere un investitore consapevole, no? di come si costruisce il portafoglio, di, che sono, di quella che è la propria pianificazione finanziaria, ma soprattutto di quelle che sono le caratteristiche, pregi e difetti degli strumenti finanziari. Quindi in questo caso mi raccomando è sottolineare non solo i pregi, ma anche i difetti è assolutamente essenziale per rendere l'investitore veramente consapevole di quello che sta eh, investendo sul mercato. Eh, da un punto di vista operativo però mh, non c'è alcun dubbio almeno dal mio punto di vista che questa seconda soluzione quindi la parte core con un portafoglio di ETF eh, per molti investitori è un passaggio obbligato ehm, io ne sono assolutamente convinto io credo che eh, la metà, tre quarti degli investitori più che adottare la prima soluzione dovrebbero adottare probabilmente questa seconda eh, soluzione però attenzione perché comunque questa seconda soluzione abbiamo detto che espone a qualche rischio maggiore, no? c'è un aumento del grado di rischio rischio di portafoglio, quindi ieri il portafoglio con lo zoccolo duro di singole obbligazioni era meno rischioso rispetto ad oggi un portafoglio dove il core è la parte di eh, ETF, no? Eh, se un tempo eravamo in pratica abituati alla volatilità contenuta, oggi dobbiamo necessariamente alzare l'asticella del, del rischio ed essere consci di mettere in considerazione una maggiore volatilità di portafoglio, insomma. Questo è il dato saliente, quindi, questa seconda soluzione, secondo me, per la metà e i tre quarti degli investitori può essere senz'altro utile, però attenzione, ripeto, significa alzare un po' l'asticella da quello che si faceva fino a qualche tempo fa. Allora, questa componente core di ETF può essere declinata in diverse modalità. Allora, una prima modalità Può essere quella di una diversificazione minima. Quindi vado a comprare due soli eh, ETF, uno obbligazionario e uno azionario. No? Quindi vado a rappresentare all'interno del portafoglio no, le due anime decorrelate, no? le due asset class correlate negativamente che abbiamo definito prima, l'azionario e l'obbligazionario. No? Poi c'è una seconda modalità, vedete, che diversifica maggiormente, perché abbiamo l'obbligazionario sia di breve che di medio lungo, abbiamo l'azionario, abbiamo anche l'oro. Fisico, quindi una diversificazione già più eh, sviluppata, sebbene sempre eh, sintetica, sempre essenziale, tant'è che la chiamo diversificazione base. Poi ci può essere una terza modalità con una diversificazione ampia, dove troviamo anche 7, 8, 10, 12 ETF a rappresentare quindi eh, queste asset, perché alla fine sono poi sempre questi gli asset, ma in modo un po' più ehm, diversificato. Ehm, quindi avremo ad esempio anche obbligazionario eh, di paesi emergenti piuttosto che high yield, ecco. eh, Oppure c'è una quarta soluzione che in realtà è una novità dei mercati eh, ed è lo strumento Life Strategy eh, emesso da Vanguard. Eh, lo strumento che, eh, diciamo così, è una novità perché fondamentalmente è, è stato, oh, diciamo così, varato no, sul mercato italiano da poco tempo, dopo ne parliamo. Partiamo dalla... Dalla prima declinazione no, di questo portafoglio di ETF per la parte core, no, la diversificazione minima, non so se vi ricordate, ehm, a luglio dell'anno che è passato, quindi del 2020, vedete, ho scritto un articolo con un titolo un po' ovviamente ironico, ehm, che è ma è davvero così difficile guadagnare sui mercati? Ovviamente era una provocazione, fondamentalmente. Ma in questo articolo, cosa vado a fare? Fondamentalmente, vado a prendere un approccio molto semplice, che in Italia se ne parla poco, ma in America è molto diffuso. L'acronimo di questo approccio è il KISS, Keep It Simple, no? fai le cose semplici. E quello c'è di più semplice: no? di diversificare il portafoglio tra due asset correlate negativamente tra di loro, cioè tra un ETF obbligazionario come in questo caso vedete il TLT, no? Le, i titoli di Stato americani con scadenza superiore ai 20 anni e l'azionario inteso come S&P 500, no? cosa ho fatto? Ho preso questi due ETF, li ho equipesati, cioè gli ho dato il 50% del peso a entrambi e poi li ho messi in pista, una volta all'anno ho ribilanciato i pesi, quindi ho composto un portafoglio 50% un ETF, 50% l'altro ETF L'ho lasciato immutato per 12 mesi, dopo 12 mesi ho ribilanciato i pesi, ho fatto in modo che tutti e due di nuovo avessero un asset allocation al 50%, anno dopo anno. Strategia semplicissima. Che risultati ha dato? Beh, vedete, ha dato un 9,7% di tasso di crescita composto anno e un drawdown massimo del 20%, con un rapporto di rischio-rendimento dello 0,47%. Questa è l'equity line di questa strategia testata sul mercato americano. Perché testata sul mercato americano? Perché abbiamo uno storico molto più ampio. Dovete sapere che gli ETF sul mercato americano, a parte che ce ne sono di più come numeri, ma eh, sono stati quotati dalla notte dei tempi. Mentre in Italia i primi ETF sono stati quotati eh, verso il 2002-2003, ma la, la maggioranza è comunque nata... Nel 2009-2010, quindi ehm, diciamo così, gli di ETF longevi che esistono sul mercato italiano da prima del 2006-2007, per darvi un'idea, eh, sono numericamente pochi quindi eh, gli strumenti longevi eh, in Italia su cui fare dei test che test che contengano ad esempio il, la crisi dei subprime, il fallimento Lehman Brothers eccetera sono numericamente pochi invece in America fondamentalmente abbiamo delle serie storiche fin dagli anni eh, 2000 quindi da questo punto di vista abbiamo 20 anni di storico su cui fare dei test e quindi avere una base campione più significativa. Ecco da questo punto di vista quindi vedete sul mercato americano eh, abbiamo questa linea verde, la linea verde è l'equity cioè la linea dei profitti. Sarebbe praticamente l'andamento del vostro conto corrente se aveste applicato questa strategia dagli anni 2000 ad oggi. Questa strategia, vedete, ha dato dei risultati assolutamente positivi anno dopo anno, vedete nel 2008 ha perso l'1,40%, nel 2015 ha perso uno 0,30%, nel 2018 un 3,10, tutti gli altri anni, vedete, li ha chiusi con il segno eh, più. Questa strategia, volendo, poteva anche essere declinata in chiave vedete, europea. Vedete, qui prendevo un ETF che investe vedete, in titoli di Stato europei su tutte le scadenze. E poi ho preso vedete, un ETF con sottostante l'SP 500. Ho diviso 50-50 il capitale, ho ribilanciato una volta all'anno. E che cosa ho trovato? Ho trovato vedete, queste equity line. Vedete, in questo grafico c'è anche il crollo di questa primavera. No? Ho ottenuto vedete, un rendimento dell'8,80 un drawdown del 19% il eh, drawdown per chi non lo sapesse è quanto l'equity line, la linea dei profitti si rimangia dopo aver raggiunto un picco vedete per intendersi un attimo che prendo l'evidenziatore se lo trovo, eccoci qua questo è un drawdown vedete quanto l'equity si rimangia dopo aver raggiunto un picco e prima di ripartire questo è un drawdown questo è un drawdown questo è un drawdown questo è un drawdown questo è un drawdown, questo altrettanto. Ecco, il drawdown più elevato, che è questo, in realtà, è il 19-22%. È un indicatore di rischio fondamentalmente il drawdown, se ci pensiamo, perché ci dice nel, in una fase acuta di crisi quanto l'equity si è rimangiata. Attenzione, eh, il drawdown è importante perché noi quando guardiamo questa equity, la nostra mente automaticamente dice io ero qua, oggi sono qua. In realtà non è vero. Questa strategia oggi l'avete conosciuta oggi, per cui voi non siete qua con la mente, ma voi dovreste essere qua in alto con la mente. Quello che avverrà da qua in poi non lo sappiamo. Quindi è importante perché se noi cominciamo col piede sbagliato, il mercato scende. Ecco, storicamente quando ha perso nello scenario peggiore, ha perso il 19% prima di fermarsi e ripartire. Quindi questo è importante. Queste sono le performance, vedete, abbiamo dei numeri assolutamente interessanti. Quindi dicevo.. Partendo da questo spunto che avevo fatto lo scorso eh, luglio, eccoci a un concetto di diversificazione minima. No? Quindi possiamo andare a lavorare fondamentalmente su che cosa? Beh, su due asset class. Quindi la prima è un ETF obbligazionario con scadenza medio-lunga, la seconda è un ETF azionario. Qui ho ripreso un attimo i pezzi dell'articolo, vedete, abbiamo. Eh, L'ETF americano, eh, titoli di Stato americani con scadenza superiore ai 20 anni, SP 500 azionario americano, quindi sono i due che abbiamo descritto nel, nell'articolo. Qui abbiamo l'Equity Line. Questo è un dato leggermente diverso da quello che avete visto prima, perché semplicemente quello era fermo a luglio come test e questo è aggiornato ad oggi. Quindi trovate dei mesi in più rispetto alla, alla statistica di prima, e anche i giorni di partenza non sono gli stessi. Quindi, se questo numero e questo non ballano uguali a quello di prima, non è perché ho truccato i numeri, semplicemente perché il test è stato effettuato con una data di inizio, soprattutto una data di fine, diversa. Quello era un test aggiornato a luglio. Eh, Sono passati fondamentalmente sei mesi in più di storico. Eh, comunque vedete: abbiamo un eh, ritorno anno del 9,80%, un drawdown massimo del 20%, un rapporto rischio-rendimento dello 0,47%. L'equity line che a noi interessa è quella verde, no? la strategia così come applicata è senz'altro una buona soluzione questa soluzione dicevamo la possiamo anche applicare però in chiave europea no? visto che noi siamo italiani sicuramente tramite un broker estero come Tristation possiamo lavorare su eh, ETF non armonizzati quotati in America come questi due che vedete in sfondo in questo momento ma sicuramente è molto agevole andare a lavorare su ETF armonizzati e quotati su borsa italiana perché li possiamo comprare con qualsiasi banca anche l'on banking della banca più scrausa italiana ci permette di comprare questi prodotti e lo possiamo fare senza nessun tipo di problema fiscale perché ehm, sono prodotti assolutamente gestiti non automatico dalle banche tramite il regime no, amministrato per cui non ci sono problematiche quindi prendiamo due TF che possiamo negoziare a occhi chiusi titoli di stato europei su tutte le eh, scadenze e le TF SP 500 questa è l'equity line vedete eh, che facevamo vedere prima con i rendimenti dell'880, il 19% di drawdown e 1,045 di, ehm, di, di, di rapporto rischio rendimento. Qui trovate vedete, la stessa eh, immagine di prima, ma non fatta equity line, fatta vedete, ad anno su anno, vedete le situazioni di difficoltà ci sono, ma i risultati sono stati assolutamente positivi. Ora io... Questo test, vedete, ha due ETF, ve l'ho declinato, vedete, con questi due ETF, con eh, titoli di Stato europei, tutte le scadenze e S&P 500, ma in realtà questo approccio è molto semplice, divide il portafoglio tra due asset class decorrelate tra di loro, questo è il primo aspetto azionario e obbligazionario. Secondo, equipesa i due eh, prodotti, terzo, va a ribilanciare, e periodicamente ogni 6 ogni 12 mesi il portafoglio. Questi sono i 3 Pilastri. Se io questi tre pilastri li mantengo, diversificazione tra due asset decorrelati, equipesatura e ribilanciamento periodico, io ottengo risultati. Magari non saranno uguali a questi, potranno essere leggermente migliori, leggermente peggiori, ma comunque sempre risultati positivi utilizzando anche delle altre soluzioni simili. Ad esempio, vi è piaciuta la prima idea, quella cioè di usare gli ETF no, americani, questo qua. Il titolo di Stato americano e l'SP 500 americano, ma sono armonizzati? Sono non armonizzati? Benissimo, esiste la possibilità di ricreare quel portafoglio con performance molto simili ma usando prodotti armonizzati. Che cosa possiamo prendere? Beh, possiamo prendere ad esempio questo ETF che investe, vedete, in titoli di Stato americani con scadenza superiore non a 20 anni ma a 10, quindi non è uguale ma è simile a quello di primo e vedete con copertura del cambio. E a fianco di quello che cosa ci possiamo mettere? Beh, ci possiamo mettere, vedete, l'ETF che investe nell'SP 500 azionario HIGE, quindi sempre anche lui con copertura cambio. Unendo, vedete, queste due soluzioni troviamo una equity line abbastanza simile a quella che abbiamo visto eh, prima non sarà assolutamente uguale perché sono due ETF un po' meno liquidi primo, secondo sono entrambi già il ledging ha un costo e quindi la, la replica non sarà esattamente uguale come performance rispetto a quella sul mercato americano ma sarà molto simile e quindi questa è una prima soluzione alternativa a quella che abbiamo visto prima ma ce n'è un'altra, ad esempio posso declinare tutto in chiave europea Posso usare no? l'ETF, vedete che abbiamo usato prima, quello che lavora su tutti i titoli di Stato europei, su tutte le scadenze, ma invece di abbinarci l'SP 500, che cosa posso fare? Ci posso mettere il DAX, cioè l'indice azionario tedesco, la locomotiva europea. Oppure, che cosa posso fare? Beh, posso declinare questo approccio azioni, obbligazioni, 50-50 qui pesati, con ribilanciamento, ma in chiave globale. E quindi, che cosa faccio? Compro, ad esempio, un, vedete, un ETF obbligazioni aggregate bond, quindi bond globali di tutto il mondo, HEGE, con copertura del cambio in questo caso, e ci vado ad abbinare che cosa? L'azionario mondiale. Quindi vedete che la struttura del portafoglio resta la stessa, due ETF, due asset class decorrelate tra di loro, equipesatura del portafoglio e ribilanciamento periodico. Se voi mantenete questa struttura sul lungo periodo, sicuramente la parte core va in segno positivo. Se lavoriamo sulla parte core con questa diversificazione minima, in una delle varie formule che abbiamo appena visto con degli esempi, come la possiamo gestire? No? Come la possiamo costruire? Beh, è una parte che è ampiamente duttile da questo punto di vista. Possiamo costruirla con un piano d'accumulo. Possiamo costruirla con un pic e eh, quindi con l'investimento dell'intero capitale, l'unica un soluzione, ma soprattutto la possiamo utilizzare anche in modo pic più pack, cioè una parte di capitale subito e un'altra porzione tramite un pack. Oppure se anche utilizzo la formula del pic, ma io periodicamente comunque riesco a avere del, del risparmio ogni mese, ogni due mesi, ogni tre mesi riesco a risparmiare qualcosa dalla busta paga, ecco che posso continuare a incrementare questo piano. Quindi la parte core, che è lo zoccolo del portafoglio, posso continuare a incrementarlo. Quindi vedete che c'è una grossa d'utilità, sia nella costruzione che poi nella gestione successiva del portafoglio. Quando all'inizio vi dicevo lavorare, guadagnare, risparmiare, investire, risparmiare e investire sono collegati. Se io investo il capitale che oggi ma contemporaneamente continuo a guadagnare, continuo a risparmiare, quella quota di risparmio io la aggiungo alla parte iniziale di investimento, quindi al picco iniziale posso subentrare poi con un piano d'accumulo. No? Quindi vedete che sono tutte una sinergia, no? tutti ingranaggi che eh, diciamo così possono essere incastrati in modo molto agevole. L'importante è fermarsi a tavolino e pianificare tutti questi incasti. L'importante è non ragionare mai di portafoglio, sull'emotività, sulla pancia. No? Eh, esce il vaccino, il titolo farmaceutico fa più 10, tutti a comprare quel titolo farmaceutico. Eh no, eh, quello è, è l'errore più classico. No? Ho comprato il famoso. Buy the rumors, sell the news, no? Compra i rumor, compra le voci, vendi le notizie, no? Ecco, tutti gli investitori in genere neofiti, soprattutto, eh, fanno, compiono quell'errore, no? non hanno nessuna pianificazione, ragionano con la pancia, sentono una notizia e la, 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 la vanno a seguire. Ehm, quanta gente ogni giorno eh, si pone un, un obiettivo nuovo? Oggi voglio comprare quelle TF, no, però domani ho notato che c'è quell'altro sul clean energy, però mi hanno parlato bene anche del certificato sull'idrogeno, però aspetta un attimo che c'è un megatrend che secondo me andrà meglio, però quell'altro megatrend no, quelle sono tutte improvvisazioni che non hanno né capo né coda, che non, fanno, non finiscono, che, cioè non hanno altra soluzione che fa perdere soldi, perché sono dei pocci. Se uno invece pianifica, vedete quante soluzioni di investimento efficienti ci sono e poi tante altre le vedremo mercoledì prossimo. Quindi vedete che è un molto utile come approccio no? nella costruzione, idem nella, nella gestione, no? perché come dicevamo possiamo continuare il piano d'accumulo o in essere o incrementando l'investimento iniziale, ma soprattutto è una parte che noi possiamo gestire o con una strategia statica, come abbiamo appena descritto, oppure con strategie dinamiche. Eh, Giusto per dare due informazioni in più, perché non le abbiamo ancora abbiamo dette tra le righe, ma ho preparato due slide ad hoc, no? abbiamo parlato di tre strategie: piano d'accumulo, strategia statica e strategia dinamica. Cerchiamo di capire le differenze. Allora, il piano d'accumulo che cos'è? Beh, semplicemente significa frazionare il capitale. E ogni mese comunque con una cadenza predefinita investire la stessa quantità di moneta l'esempio classico dicevo erano i 100 euro tutti i mesi 200 euro tutti i mesi no quindi per 5 10 20 30 anni io tutti i mesi investo 100 200 euro è una strategia di investimento eh, molto efficiente molto efficiente quando dobbiamo accumulare il capitale quando vogliamo ridurre il rischio di portafoglio ad esempio in questo momento storico che è l'azionario sui massimi, su questo argomento ci torneremo anche mercoledì prossimo, lo accenno beh ovviamente quando sei sul tetto è più facile cadere che iniziare a volare e quindi se io avessi 100.000 euro oggi per dire da dover investire nell'azionario beh cosa faccio? Faccio una strategia pic 100% azioni, le investo oggi con Wall Street ai massimi Beh, magari se continua a salire come ha fatto dal 2009 va bene, ma potrebbe anche cominciare a invertire. Potrebbe esserci un drawdown importante. Potremmo scoprire che magari il vaccino su cui stiamo tanto sperando non è così efficiente. Possiamo, potrebbe capitare, speriamo di no, che il virus muti e i vaccini non siano più efficienti, no? Quindi potrebbe capitare che ci sia no, un po' di. Ma remosso sui mercati finanziari, ecco. Se io compro oggi di blocco tutti i 100.000 che ho a disposizione per l'azionario, rischio il drawdown, rischio di prendere nei denti una correzione significativa. E quindi, che cosa posso fare? Beh, posso fare un piano d'accumulo. Se il mercato continua a salire, beh, io continuerò a comprare a prezzi man mano crescenti, ma comunque conto, continuo a comprare e continuo a guadagnare un po' meno del mercato, ma continuerò a guadagnare. Se il mercato sale, scende, sale, scende, sale, scende, io comunque con il fatto che andrò a comprare a volte a prezzo di mercato, a volte leggermente inferiore, riuscirò comunque in genere a sfangare, ad avere un rendimento positivo anche in una fase laterale di prezzi. Ma in genere riesco ad avere anche un buon risultato, anche se il mercato scende per un certo periodo e poi alla lunga si riprende. Perché? Perché la fase ribassista io la sfrutto a mio vantaggio per comprare la stessa quantità di, cioè con la stessa quantità di denaro una quantità di quote man mano in più. Quindi oggi con 100 euro compro 100 quote, domani con 100 euro magari compro 102 quote, poi ne compro 103, poi 105, alla lunga accumulo e poi quando il sottostante riparte io monetizzo i guadagni. Quindi strategia, piano d'accumulo, frazione del capitale, entro. Io ho fatto l'esempio dell'acquisto mensile, ma attenzione, nulla vieta che uno possa fare una frequenza diversa, può essere ogni due mesi, ogni tre mesi, ogni quattro mesi. In base a cosa? Beh, in base all'incidenza delle commissioni. Dovete sapere che comprare tutti i mesi significa pagare la commissione alla banca di acquisto. Ora, le banche online hanno in del genere delle commissioni estremamente contenute. Ad esempio, Fineco ha il piano eh, automatico di accumulo a 2,95 euro. Quindi ogni operazione del piano d'accumulo automatico. Accumulo automatico vuol dire che una volta che tu l'hai impostato va avanti da solo, non devi stare a fare tutti i mesi le operazioni che costano 2,95 euro. Ora è chiaro che se io investo 50 euro al mese, 2,95 euro su 50 euro hanno un'incidenza percentuale elevata. Se io tutti i mesi ci metto 1000 euro, è chiaro che 2,95 su 1000 euro sono una, una cifra assolutamente eh, molto più contenuta. No? Quindi l'incidenza è minore. Quindi la frequenza del, eh, del piano deve essere ovviamente modulata. Su quella che è l'incidenza delle commissioni, primo aspetto. Secondo aspetto, attenzione nella selezione degli ETF, perché dovete sapere che ci sono degli ETF magari che hanno una quota che costa, non so, 150 euro l'una. E quindi, se voi dovete investire, non so, 200 euro, è vero che riuscite a comprare la quota da 150 euro, ma. Tutti i mesi avrete uno scarto di 50 euro, quindi con 200 euro comprerete una sola quota perché non potete comprare le virgole come nei fondi. No? Quando comprate un fondo potete comprarle 9,82 quote, negli ETF potete comprare i multipli di uno. No? Quindi avete 200 euro da investire al mese, la quota costa 150 euro, voi comprate una quota, quindi avete 50 euro che restano sul conto. Quindi non è il massimo dell'efficienza in questo caso, però esistono tanti ETF che hanno sottostante magari quello stesso strumento, e magari scopri che un ETF con lo stesso strumento, magari meno liquido, ma altrettanto efficiente, che magari ha una quota che costa 15 euro, costa 10 euro a quota, beh, in quel caso allora conviene attivare il piano d'accumulo su quell'ETF che costa 10 euro a quota, perché riesci a rendere più efficiente ogni singolo acquisto sul piano d'accumulo direi che non c'è nient'altro da specificare. Dopo ci sono le strategie statiche, la strategia statica l'abbiamo descritte varie volte questa sera, significa identifico l'asset allocation ideale, seleziono gli ETF, li compro, li mantengo in portafoglio per 6 mesi, per 12 mesi e ribilancio il portafoglio. Si chiama statica perché una volta che l'asset allocation il portafoglio è stato creato, la manutenzione è estremamente rara. In genere una volta ogni 12 mesi, cioè una volta all'anno, ribilancio. Posso anche ribilanciare con una frequenza maggiore, ma ricordatevi che ribilanciare significa delle quote e vender, cioè vendere delle quote e comprare delle altre per riportare gli asset. Quindi significa pagare delle commissioni di negoziazione alla vostra banca. E quindi se avete da ribilanciare due ETF, beh potete ribilanciare effettivamente ogni 3, ogni 4, ogni 5 mesi, anche volendo, perché se il capitale che gestite è importante, le commissioni sono ridotte, non è un problema. Ma se invece avete un portafoglio di 7, 8 ETF e li dovete ribilanciare, è chiaro che il costo eh, di bilanciamento è elevato. Quindi magari invece di ribilanciare ogni mese, ogni sei mesi, potete farlo ogni 12 mesi. Quindi attenzione. La, alla frequenza di ribilanciamento semplicemente per contenere i costi e l'incidenza dei costi. Eh, però vedete, le strategie statiche sono estremamente semplici, asset allocation e ribilanciamento. Poi ci sono le strategie dinamiche, le strategie dinamiche fondamentalmente significa che io vado a comprare e vendere gli asset in funzione di cosa, in funzione di una strategia che è attiva, cioè mi dice compra e vendi a seconda delle mutate condizioni di mercato. E qui abbiamo due approcci in genere. Abbiamo l'approccio trend follower, che è la, immaginate l'esempio classico, l'incrocio della media mobile. No? Quindi quando l'ETF sale sopra la media mobile, compro. Quando l'ETF scende sotto la media mobile, vendo. Quindi io mantengo l'ETF in portafoglio solo limitatamente nella finestra in cui le quotazioni sono impostate a rialzo e sono impostate a rialzo appunto quando sono superiore alla media mobile. Al contrario, invece, quando i prezzi dell'ETF scendono sotto la media mobile, abbiamo una tendenza al ribasso e quindi di conseguenza io in quei momenti, in quei frangenti, non sono sul mercato, non voglio, essere, eh, non voglio avere l'ETF in portafoglio. No? Questo è il tipico approccio trend follower, quindi identifico il trend ehm, dell'asset e dell'ETF e quando è un, asset, un trend rialzista lo compro e quando diventa ribassista lo vendo, approccio molto molto semplice ma profittevole sul lungo periodo. Oppure abbiamo i modelli rotazionali, sulla parola rotazionale in genere spavente viene in mente, no, Goldring, Mazinga Z, roba di questo tipo. In realtà è una cosa molto semplice. Il modello rotazionale non è altro che un modello che è costituito da un paniere. Immaginate un paniere di 20 ETF, ognuno di questi ETF rappresenta un asset class, e di questo paniere, dicevo, di 20 ETF, noi una volta al mese, o una volta ogni tre mesi, comunque con una frequenza predeterminata, facciamo finta una volta al mese, non facciamo altro che fare un ranking, cioè fare una classifica dalla maggiore alla minore forza relativa di quell'asset e dopo aver fatto la classifica e averla ordinata in cima alla classifica gli asset cioè gli ETF più forti con la maggiore forza relativa e in fondo alla classifica quelli con la minore forza relativa noi cosa faremo? andremo a comprare i primi 3, 4, i primi 5 comunque i primi della classifica l'idea è quella di cercare mese dopo mese di avere di mantenere in portafoglio solo gli asset con la maggiore forza relativa si chiamano modelli rotazionali. Ogni mese rifaccio la classifica e, se la classifica è rimasta immutata, non devo fare nessuna operazione se non il ribilanciamento. Se invece la classifica è mutata, gli ETF che nella nuova classifica non sono più presenti li vendo e li sostituisco con gli ETF nuovi. Questo lo faccio mese dopo mese. Durante il mese non devo fare niente. Questo è un approccio che si chiama rotazionale, un approccio lo vedremo mercoledì sera, molto eh, valido secondo me per lavorare sui megatrend. I megatrend, secondo me, sono uno strumento che eh, va trattato con un piano d'accumulo, oppure meglio ancora, secondo me, con delle strategie dinamiche, che sia trend follower che sia rotazionale, eh, non ha importanza, rientra se vogliamo nei gusti personali eh, della persona. Però in linea generale l'approccio è quello, il megatrend o piano d'accumulo, o meglio ancora strategia e, m, attiva, rotazionale o trend follower. Poi, dicevamo, possiamo avere anche no, un'ulteriore un eh, variabile, no? perché quello che abbiamo appena visto adesso è il portafoglio core basato con la diversificazione minima, no? due soli ETF. Esiste una versione più evoluta? Beh, certo, esiste la diversificazione base, quella essenziale dove io vado a inserire 4 ETF. Parliamo sempre del portafoglio core, no? dello zoccolo duro. Mi creo un portafoglio, in questo caso, di 4 ETF. Uno composto da obbligazioni con scadenza breve a rappresentare la liquidità, un secondo ETF che va a lavorare sulle obbligazioni ma di medio e lungo periodo, poi abbiamo l'ETF azionare e poi abbiamo l'oro fisico. L'oro fisico perché dovete sapere che le materie prime soffrono il contango e quindi se noi compriamo un prodotto finanziario, un ETF, un ETC, un ETN sarebbe più corretto dire, che investe nel contratto futures dell'oro, in questo caso andremo incontro al contango. Se noi invece compriamo un ETC che investe nel sottostante fisico, quindi nei lingotti, ecco che noi evitiamo il contango perché il contango c'è nei futures. Quindi... La quarta eh, variabile, il quarto asset è l'oro fisico comprato non con le monete, con i lingotti, ma direttamente con un ETC. Quindi clic in borsa e lo compriamo. Che cosa possiamo fare? Beh, possiamo fare una cosa, vedete, di questo tipo. Partiamo sempre con un esempio sul mercato americano perché abbiamo una storicità maggiore, più ampia di, di storico su cui fare il test e farvi vedere i dati. Ma l'approccio, vedete, è molto semplice. Prendiamo un, titolo, un ETF che investe in titoli di Stato americani con scadenza 1-3 anni, quindi l'obbligazionario breve, la liquidità, potremmo chiamarla. Poi vedete, abbiamo un secondo ETF, sempre quello di prima, è il TLT. È il titolo di stato americani con scadenza superiore ai 20 anni, poi abbiamo l'SP 500, scenario americano, e poi abbiamo l'oro, il GLD come e ticker. Cosa facciamo? Beh, anche qui vi faccio vedere. La, eh, vedete l'asset allocation è molto semplice perché sono equipesati, quindi ognuno di questi ETF, di questi asset, è più corretto dire, li andiamo a destinare il 25% di portafoglio e una volta all'anno ribilanciamo, quindi è un'operazione, molto molto semplice. Questa è l'equity line, vedete, dal 2005 ad oggi, vedete, eh, di questo portafoglio abbiamo un eh, rendimento analizzato, diciamo così, un rendimento medio anno del 7,70%, un max drawdown del 12 erotti e un rapporto rischio-rendimento, vedete, dello 0,62%, che senz'altro interessante. Eh, la, lo, lo stesso test, vedete, l'ho fatto non per ETF, vedete qui abbiamo proprio i ticker, ma ho fatto una simulazione un pochino più profonda. Ho detto: Ok, questi ETF sono quotati da una ventina d'anni, ma se io volessi fare questo test, con una storicità ancora più ampia. Cosa posso fare? Beh, tramite un software che si chiama Portafoglio Visualizer, dove che ho utilizzato per fare questo test, invece di usare il ticker, che cosa faccio? Posso utilizzare, vedete, l'asset class. Quindi gli ho detto voglio essere investito al 25% cash, cioè in eh, obbligazioni con scadenza breve o comunque denaro cash, no? Poi voglio un 25%, vedete, di eh, titoli di Stato americani, quindi il Global Bond, quindi un, la generalità, un globale bond americani. Voglio l'azionario americano nella sua globalità e voglio l'oro. E qui pesate il 25%, sempre strategia statica, compongo il portafoglio, non so, nel 1990 e lo ribilancio una volta all'anno, quale sarebbe stato l'equity line? Beh, sarebbe stata questa. Quindi, vedete qui abbiamo un equity line che parte, vedete dal 1985-1980, una roba di, di, di questo tipo: 86-85, mi pare. Quindi dall'85 ad oggi è chiaro, questo è un test fatto sulle asset, quindi è da prendere un attimo con le pinze, non è fatto esattamente sugli ETF, ma serve per dare un'idea. Vedete che abbiamo sempre un equity line assolutamente eh, crescente, non mancano le situazioni di difficoltà, perché attenzione, eh, questo il drawdown questo è il momento vedete del 2008 qui c'è stato vedete il, il piccolo crollo dei mercati qua c'è stata un'altra fase di correzione qui c'è stata una fase di piattume dove vedete la strategia per un paio d'anni non ha guadagnato non ha fatto danni ma non ha guadagnato anche qua vedete c'è stata una fase di piattume qui c'è stato un drawdown qua c'è stato un altro quindi vedete che i momenti in cui stringere i denti ci sono no perché se noi vediamo questa equity line così è bellissima no? è un guadagno continuo no? non è vero eh, questo è un ribasso e questo ribasso vedete è durato dal 2018 fino al 2009 è, è il famoso coso. poi dopo abbiamo vedete un periodo di piattume dove la strategia va ma per due anni non guadagna anche qua vedete c'è una fase di piattume, la strategia va avanti ma non si guadagna. Anche qui vedete sono passati un paio d'anni. Non abbiamo perso soldi benissimo, siamo finiti in un, in un fosso, ma non abbiamo guadagnato. Psicologicamente non è facile, ecco, tutte le strategie sono così, si portano con sé delle difficoltà che non sempre sono monetarie, perché guardate, questa strategia, vedete, ha avuto un drawdown del 13%, vuol dire che da 100 monetine che avevi momentaneamente ne avevi perse 13%. Ora, quando si va a letto la sera e si spegne la luce con un meno 13 di portafoglio, eh, non, non, non si piange, almeno la maggioranza delle persone sono, non dico serene, questo no, ma poco preoccupate, mettiamolo in questi termini. Quindi non è tanto un problema monetario, ma è proprio un problema di, oddio, la strategia riprenderà a funzionare, la strategia ha smesso di funzionare, cosa faccio? Apporto delle modifiche rispetto alla strategia, rispetto al piano? E quindi la, uso la testa oppure mi faccio prendere dalla pancia no queste sono le difficoltà che incontrerete nel gestire il portafoglio no perché fare la pianificazione finanziaria definire la strategia definire i pesi e selezionare i prodotti più efficienti non sarà la parte più difficile del lavoro all'inizio non è facile ma dopo che ci avrete preso l'abitudine non è una cosa così complicata quello complicato sarà la parte psicologica riuscire a sopportare i drawdown sopportare le fasi di mercato fortemente ribassiste. Ma attenzione: sono un insidi anche le fasi di piattume perché ti pone il dubbio se la strategia continuerà a funzionare. Ma sono una, una cosa pericolosa: anche le fasi di euforia, quando c'è cioè, il mercato, sale, 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 quanta gente anche sul, sul mio gruppo eh, mi ha detto recentemente: ho comprato questo titolo. Inizialmente lo volevo tenere per dieci anni. Però visto che è salito del 10% in due mesi, cosa faccio? Monetizzo? Beh, questa è un'idea, cioè è una evidenza clamorosa del fatto che questa persona non avesse le idee chiare. Perché se la strategia iniziale era che quel titolo lo dovevi tenere 10 anni, io do per scontato che tu abbia fatto una pianificazione finanziaria, abbia definito che la soluzione più efficiente per quel singolo pezzettino, per quel singolo tassello, è efficiente per il portafoglio in generale. Quindi, lo strumento, in quel caso che hai comprato, è lo strumento insieme ad altri efficiente per realizzare la pianificazione da qui a dieci anni. Se dopo due mesi cambi idea, c'è qualcosa che non quadra. O avevi sbagliato prima o stai sbagliando adesso, o non c'era pianificazione, stai improvvisando. Ecco, questo è il concetto. Quindi, quelli sono i momenti difficili. Tornando in argomento, eccoci perché non si chiude qua. Ok. Ehm, dicevo, vedete che eh, anche lavorando su asset, anche prendendo per le pinze, abbiamo veduto un rendimento del 6,5 con un drawdown del. 13% con un anno peggiore degli altri che ha fatto meno 6, quindi vedete che è assolutamente un approccio assolutamente corretto. Quella diversificazione base che abbiamo appena visto, noi la possiamo declinare anche sul mercato italiano in qualche modo? Beh, certamente sì. Cosa possiamo fare? Beh, titoli di Stato europei con scadenza 1-3 anni come primo ETF, titoli di Stato con scadenza 7-10 anni come secondo etf azionario americano come terzo etf nell'SP 500 sempre e loro fisico questa sarebbe l'equity line che avrei ottenuto tramite questa strategia con questi quattro etf vedete abbiamo un equity line crescente non mancano le fasi vedete di piattume della strategia non mancano i drawdown vedete che questi movimenti sono assolutamente ineliminabili però la, la strategia è ben costruita, il portafoglio è ben diversificato e vedete che sul lungo periodo ha una tendenza a crescere. Questo è, vedete, lo storico anno su anno. Gli anni difficili ci sono, il 2008, il 2009. E, ehm, e, e 13 vedete hanno un rendimento negativo ma sono rendimenti molto molto steministici guardate qua nel 2008 vedete ha fatto un meno 3 meno 4 vedete questo è meno 5 questa linea quindi questo è minore quindi vedete che è assolutamente gestibile come approccio no? ehm, un 7% circa di rendimento un 11% di drawdown quindi senz'altro un approccio interessante anche qui per costruire questo portafoglio cosa possiamo fare? Beh, possiamo fare un piano d'accumulo un pic cioè lo compongo immediatamente Lascio andare oppure posso fare un ibrido. Una parte la investo subito, un'altra parte l'attivo con un piano d'accumulo, e anche a livello di gestione, anche qui, vale quello che abbiamo detto prima. Possiamo usare il piano d'accumulo come strategie statiche, come quello che vi ho appena presentato, oppure strategie attive. Attenzione a un dato, secondo me, interessante da sottolineare eh, da questo punto di vista, che è il seguente: allora. Quello che noi abbiamo detto qual è? è quello di andare a prendere il portafoglio, no? vedete, dividerlo in eh, di fatto tre asset, obbligazioni brevi e medie, azionario e oro. Ora, se sull'azionario e sull'oro non ci sono problematiche, perché eh, l'oro e l'azionario possono salire e scendere nel corso dei prossimi anni e ehm, avranno comunque oscillazioni di prezzo eh, potenziali sia verso l'alto che verso il basso si spera verso l'alto ovviamente attenzione perché come dicevamo prima no, sul mercato obbligazionario c'è una grossa spada di Damocle potenziale che pende sulla, sulla testa dell'obbligazionario abbiamo detto che l'obbligazionario cosa è successo è successo che nel corso degli anni le banche centrali hanno prima tagliato i tassi di interesse con la conseguenza che al diminuire dei tassi aumenta il prezzo delle obbligazioni, ma contemporaneamente cosa hanno fatto? Hanno anche inondato di liquidità i mercati. Questo ha dato un'ulteriore spinta al rialzo dei prezzi, con la conseguenza che oggi i rendimenti abbiamo detto sono negativi sulle scadenze brevi, nulli su quelle medie, estremamente stremizziti su quelle lunghe. Quindi questo cosa eh, mi portava a dire nelle conseguenze che abbiamo citato prima, che attenzione che Oggi l'asset obbligazionario è un asset privo di senso, privo di rendimento. E se è sparita la componente rendimento, è rimasta quella del rischio. E questo è un concetto importante, dicevamo, perché se i tassi dovessero aumentare, il prezzo delle obbligazioni tende a diminuire. Perché riprendo in mano questo ragionamento? Perché se io vado a comprare, a, 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 diciamo così, a costruire un portafoglio core basato su ETF, devo tenere conto un fattore se l'ETF obbligazionario è composto da tante singole obbligazioni quando i tassi aumenteranno le singole obbligazioni che compongono il paniere si depresseranno e più sarà elevata la duration e più sarà elevato il depressamento con la conseguenza che se si deprezzano i singoli componenti anche l'ETF si deprezza, ovviamente che nell'involucro che contiene il tutto. Quindi da un punto di vista operativo, se noi abbiamo i rendimenti a zero e i prezzi sui massimi dell'obbligazionario, in prospettiva futura gli ETF obbligazionari saranno destinati a soffrire. Quando i tassi aumenteranno, il prezzo delle obbligazioni diminuirà, il prezzo degli ETF diminuirà. Maggiore la duration delle obbligazioni all'interno di un ETF. Quindi è maggiore la duration dell'ETF, perché noi possiamo calcolare anche la duration dell'ETF, e maggiore ovviamente sarà l'incidenza del ribasso. Quindi oggi c'è un tema molto caldo, che è quello di dire: ma la componente ETF obbligazionaria, in questo caso per la parte core di ETF, ha ancora senso da mantenere? Cioè quei quattro ETF che abbiamo indicato qui, i primi due hanno ancora senso all'interno di una strategia? Come, li potremmo, come potremmo ovviare a questa problematica? Beh, questa problematica potremmo ovviare come? Beh, con i conti deposito, le singole obbligazioni a tasso variabile sotto 100 o i certificati a capitale protetto che abbiamo illustrato prima e che vedremo anche la prossima settimana. Quindi quella componente di ETF obbligazionari la sostituiamo con degli altri prodotti con un grado di rischio simile o le singole obbligazioni portandole a scadenza in modo tale da eliminare il rischio-prezzo o certificati a capitale protetto anche loro una scadenza un valore nominale minimo di rimborso oppure il conto deposito che è pure tutelato fino a 100.000 in questo modo io mi evito il rischio-prezzo tipico dell'ETF obbligazionario quando sarà No, la famosa inversione dei tassi, mettiamola in questi termini. Oppure che cosa posso fare? Posso continuare a utilizzare gli ETF che abbiamo appena visto, che sono all'interno del portafoglio, l'1-3 anni piuttosto che 7-10, ma attenzione, invece di gestirli in modo statico, quindi li compro, li mantengo 12 mesi, ribilancio, Gestisco quella componente con un approccio dinamico o ad esempio trend follower. Quindi finché il trend dell'ETF 7-10 anni titoli di stato europei impostato a rialzo, mantengo quell'asset in portafoglio. Quando non è più impostato a rialzo come tendenza, lo vendo. Banale ma efficiente. Banale, in realtà non è banale, è semplice, ma Efficiente. Quindi tornando alla domanda, ha senso gestire la parte obbligazionaria in altro modo? La risposta è sì, assolutamente sì. Come conto deposito, obbligazioni sotto 100, capitale protetto: prima ipotesi, come abbiamo visto prima. Seconda ipotesi, la parte obbligazionaria degli ETF la gestisco con una strategia trend follower dinamica. Quando non è Aria, vendo quell'asset e resto cash sul conto. Se io volessi apportare delle modifiche al paniere che abbiamo visto prima, no? questo, cosa potrei fare? Beh, la parte ad esempio di obbligazioni 7-10 la posso sostituire ad esempio con una duration più bassa, 5-7 la posso sostituire con, ad esempio, vedete, titoli di Stato americani con scadenza superiore ai 10 anni, posso usare un aggregate, no? quindi posso eventualmente valutare di lavorare con un asset leggermente diverso, però mantenendo la struttura asset, decorrelati e ribilanciamento periodico. Questo è il dato. L'azionario, beh, prima ho detto che... Ho usato no, nell'esempio l'azionario americano. Sì, l'SP 500, ma cosa posso utilizzare? Beh, posso utilizzare l'SP500 in una versione esgiata se ritengo che magari il dollaro sia destinato a indebolirsi. Oppure posso anche optare per una soluzione diversa. Posso optare per una soluzione di un azionario globale, posso ipotizzare, ad esempio, che oggi il mercato americano è il leader. Wall Street è il mercato, non è un mercato azionale, è il mercato azionale. Però posso pensare che magari nei prossimi 5-10-20 anni, visto che l'Occidente è in fase di rallentamento, abbiamo invece un'Asia, Cina, ma non solo Cina, pensiamo alla Corea del Sud in forte crescita, ecco che magari allora il mondo ruoterà il mondo economico e quindi magari il peso dei mercati azionari asiatici sarà superiore, sarà più forte, paesi emergenti, eccetera. Quindi cosa posso fare? Beh, posso andare a lavorare su un azionario globale. E anche qui lo posso fare, vedete. Il primo, il primo è un globale paesi sviluppati Cambio aperto, il secondo è un paese globale, paesi sviluppati hedge, con copertura del cambio. L'ultimo è un vanguard che investe sia in paesi sviluppati che in paesi emergenti, quindi c'è una maggiore diversificazione rispetto a quelli di prima. C'è un minore coinvolgimento dell'America di peso percentuale del mercato americano al suo interno, quindi a seconda della cosa posso fare scelte leggermente diverse. però ripeto, l'importante è che mantenga asset decorrelati e ribilanziamento periodico. Idem per l'oro: l'oro che cosa posso fare? Beh, l'oro sempre fisico per evitare il contango, come dicevamo, posso usarlo sia a cambio aperto che a cambio. Eh, coperto, vedete questo secondo è un hedge è con copertura del cambio, invece il primo è a cambio aperto attenzione a un dato io storicamente ho sempre utilizzato l'ETF di Wisdom Pre eh, ultimamente nei miei portafogli sto utilizzando Invesco perché? Beh, fondamentalmente per due motivi primo motivo è un prodotto gemello sono due società diverse Wisdom Tree e Invesco, ma investono entrambi nel loro fisico, entrambi a cambio aperto. Quindi sono due prodotti paralleli, con le stesse performance. Entrambi liquidi, entrambi ben scambiati, ma Invesco costa meno dell'altro. Quindi risparmio in costi di gestione, primo aspetto positivo. Quindi compro lo stesso prodotto a un costo minore. Secondo, confesso che non mi è piaciuta la politica eh, che, eh, non so se avete seguito la vicenda, di quando il prezzo del petrolio è andato in negativo e alcuni prodotti collegati al petrolio di Wisdom 3 sono andati a zero, si sono azzerati. Ora io non avevo nessuno di quei prodotti in portafoglio, quindi non ho avuto nessuna conseguenza monetaria, però non ho apprezzato la mancanza di trasparenza, la lentezza con cui eh, sono giunte risposte eh, ai possessori delle quote eh, e quindi... Wisdom Tree è una di quelle società che, se non ci sono alternative, utilizzo i suoi prodotti. Se ci sono alternative, ecco, utilizzo i prodotti di un'altra società. E, e quindi in questo momento preferisco utilizzare l'ETC Oro Fisico di Invesco. Quindi, cosa sto facendo nei miei portafogli? Beh, i Wisdom Tree Oro Fisico che ho li mantengo nei portafogli statici, nei portafogli dinamici. Quando è ora di venderli, vendo e quando sarà ora di ricomprare, utilizzo il Vesco rispetto all'altro. Sempre per la parte core possiamo diversificare ulteriormente. Ad esempio, questo è un paniere molto più diversificato rispetto a quelli che abbiamo visto fino adesso. Che cosa fa? Beh, compra, vedete, a livello di liquidità, cioè di obbligazionario di breve periodo. Sia l'Europa che l'America 1-3 anni, vedete titoli di Stato europei 1-3 anni, poi compra, vedete titoli di Stato europei 7-10 anni, titoli di Stato America 10 anni nella versione Giata per contenere nella globalità il peso del, del dollaro, che comunque in tutto questo portafoglio è un 30% in dollari. Poi ho un aggregate, vedete globale, poi ho vedete un high yield, obbligazioni high yield in euro un'obbligazione highs in dollari, obbligazionario paesi emergenti, quindi vedete abbiamo una eh, ulteriore diversificazione a livello globale del dell'obbligazionario e anche vedete a livello di azionario vedete che abbiamo eh, l'America, abbiamo il Nasdaq eh, e equipesati, abbiamo l'azionario Europa, in questo caso rappresentato dal DAX quindi la locomotiva europea, abbiamo potevamo prendere anche l'Eurostox, le però visto che il DAX è storicamente più razzista, ho preso questa decisione. Poi abbiamo, vedete, i paesi emergenti al scenario e poi abbiamo loro. Loro l'ho inserito eh, per contenere l'incidenza del dollaro. Eh, con un peso totale del 10%, però, vedete sia nella versione Cambio Aperto che nella versione Hedge, Cambio Aperto, vedete abbiamo Invesco e non più Wisdom 3. Questo è un portafoglio, vedete, molto diversificato: con ehm, eh, una buona anche diversificazione dei eh, pesi. Eh, attenzione a un dato, io ho scelto questi eh, azionari ma nulla vieta che ad esempio invece di lavorare con tre prodotti cioè l'S&P 500, il Nasdaq, il Goldax eh, nulla vieta che un investitore potesse eh, optare per ad esempio un ETF mondiale paesi sviluppati, un unico ETF al posto di tre, riduco i costi delle commissioni di negoziazione. E ciabbino, che cosa? I paesi emergenti. In questo modo, azionario globale, paesi sviluppati, azionario, paesi emergenti, vanno a completarsi l'uno con l'altro. Sono da sincronizzare i pesi, ma il concetto è, è quello. E questa, quindi, è una soluzione, vedete, molto più diversificata. Come la possiamo replicare? Beh, questa soluzione, secondo me. È, eh, si presta principalmente con eh, una gestione PIC, quindi compongo l'intero portafoglio subito, punto. Perché? Perché se noi andiamo a lavorare con un pacco, vedete l'ho messo tra parentesi. In questo caso sì, lo possiamo fare, ma dipende dal capitale che abbiamo da dedicare alla parte core. No? Se dobbiamo dedicargli 300-400 mila euro, non è un problema andare a. Eh, effettuare degli acquisti mensili o trimestrali perché l'incidenza delle commissioni su un capitale così elevato eh, può avere senso ma vedete se io devo comprare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 eh, etf mettiamo che ne sostituiamo i 3 diventano 10 11 comunque se io devo attivare un piano d'accumulo su 10 etf io vuol dire che tutti i mesi pago 10 commissioni ora se il capitale è importante va bene, ci può stare, altrimenti eh, l'incidenza delle commissioni non è avvantaggiata. Quindi, se il capitale è elevato, si possono applicare tutti questi tre approcci, ma se il capitale non è elevato, l'approccio PAC lo lascerei da parte. Farei piuttosto un PIC con un progressivo accumulo quando arriva del, una quota di risparmio. E il piano d'accumulo, eh, quindi la parte di PIC, scusatemi, la parte di PAC che si unisce al pic, scusate il gioco di parole, può essere utile per ribilanciare i pesi. Quindi io creo il portafoglio pic, punto, tutto in una volta sola, suddiviso in questi 10-14 ETF. Poi che cosa faccio? Devo periodicamente ribilanciare. Per ribilanciare cosa faccio? Utilizzo la liquidità che frutto delle quote periodiche di risparmio. Incasso lo stipendio, non lo spendo tutto, una quota da risparmio, mese dopo mese, ogni 12 mesi, ogni 6 mesi, quello che è. Prendo questo denaro e lo utilizzo per ribilanciare i pesi del mio portafoglio e riportare gli asset class. In questo modo quindi vedete, utilizzo l'approccio pic insieme al piano d'accumulo. Tra le strategie operative, beh, quelle che eh, utilizzerei eh, non sono il piano d'accumulo, l'avrete capito, se non per i ribilanciamenti. Eh, strategia statica o forse l'ideale ancora sarebbe una strategia attiva, rotazionale, magari, però attenzione. E poi abbiamo concluso per questa sera gli ultimi minuti eh, c'è un, una cosa curiosa nuova eh, la parte core potrebbe essere eh, come dire ehm, composta con uno strumento nuovo una novità no che è un ehm, eh, un prodotto finanziario emesso da Vanguard, Vanguard è l'emittente, che si chiama Life Strategy. Questo è un prodotto, dicevo, nuovo perché è nato fondamentalmente da, da pochi mesi, quindi è una novità. No? Se questo video l'avessimo fatto sei mesi fa, eh, quest'ultima parte non c'era. In realtà oggi siamo fortunati, l'industria eh, degli ETF è un'industria ehm, che negli ultimi anni sta... Eh, muovendosi parecchio eh, mentre i primi etf erano tutti molto semplici come approccio replicavano in modo passivo un solo sottostante adesso l'industria eh, diciamo così si è, mh, è attivata si è modernizzata eh, sono nati eh, etf smart beta vengono chiamati cioè che replicano dei panieri particolari magari basato sul sulla forza relativa dei sottostanti, basato sull'analisi fondamentale, eccetera. E molte di queste soluzioni in realtà non sono efficienti, quindi sono una novità, ma non una ventata positiva per il risparmiatore. A fianco di queste cose, queste trovate poco utili, se vogliamo, sono nate però invece degli ETF interessanti. E eh, uno di questi, appunto, è il life strategy che adesso andiamo a eh, descrivere. Quindi, fino a sei mesi fa non c'era, oggi c'è, e visto che oggi c'è, conviene secondo me eh, utilizzarlo perché lo vedete fra un attimo. Con una sola operazione, con l'acquisto di un solo ETF, riuscirete a coprire la parte core di portafoglio. Quindi, minima spesa, massima resa, comprando non un ETF, ma bensì una strategia cioè voi comprate un etf ma quell'etf comprende una strategia diversificata e a basso rischio e a basso, a basso costo come vedremo procediamo per ordine quindi dicevo mia opinione personale life strategy di vanguard è una novità interessante e positiva per il mercato no degli ETF ma soprattutto per le scelte di portafoglio degli investitori, per la parte core di, eh, di portafoglio, perché fondamentalmente cosa fa? Permette a un investitore di acquistare, come dicevamo, non un semplice ETF ma una strategia, una strategia che è diversificata e con un asset allocation efficiente. Quindi io compro un ETF, si vede meglio qua, e questo ETF che cosa contiene? Contiene una strategia. Quindi, io con un solo click, con una sola commissione, compro una strategia, una strategia che tranquillamente mi eh, sostituisce la parte core. I famosi due TF che abbiamo visto prima, no? 50 e 50, li ritroviamo qui. Hanno pesi diversi, lo vedremo fra un attimo, ma il concetto è quello. Allora, in pratica. Dicevamo, se io compro queste TF, qui vedete, lo troviamo. E lo, allora, le L'ETF si chiama sempre Life Strategy, ma esiste, vedete, in quattro versioni diverse. Ognuna di queste quattro versioni è sia da accumulo che a distribuzione. Vedete? Prima versione accumulo e distribuzione, seconda versione accumulo e distribuzione, terza versione accumulo e distribuzione, quarta versione accumulo e distribuzione. Allora dicevo, io Compro una strategia. Allora, quali sono le caratteristiche interessanti di questo prodotto, giusto per capirsi? No? Primo, abbiamo quattro, abbiamo detto, asset allocation diverse. Ognuna di queste quattro asset allocation rappresenta che cosa? Un profilo di rischio diverso. Quindi un investitore cosa fa? Può tranquillamente scegliere in funzione di quella che è... La, la propria pianificazione finanziaria. No? Il rapporto no? tra azioni e obbligazioni, quello sceglierà quello più efficiente per il suo caso specifico. Vedete la prima combinazione? Un attimo che prendo il come si l'evidenziatore. vedete la prima combinazione, i primi due. Uno, abbiamo detto ad accumuli a distribuzione, ma sono uguali, vedete, hanno un 20% di equity, se lo vediamo di qua, scusate, si vede meglio qua. Okay. Vedete i primi due, ripeto, uno ad accumulo e una distribuzione, che cos'hanno? Hanno un 80 di obbligazioni e un 20 di azioni. Gli altri due, sempre uno ad accumulo e una distribuzione, che cos'hanno? Hanno un 60 di bond e un 40 di componente azionaria. Il terzo, sempre accumulo e distribuzione, 40 di bond, 60 di azioni, sia l'uno che l'altro. Il quarto che cos'ha? Sempre ad accumulo e distribuzione, 20 di bond, 80 di azioni, sia l'uno che l'altro. Quindi io compro un ETF, immaginiamo che acquisti il primo per comunità. Se io compro questo prodotto, compro un prodotto ad accumulo che mi costa lo 0,25% all'anno e che ha un paniere composto per l'80% da obbligazioni, da un 20% in azioni, con ribilanciamento automatico interno dell'ETF delle trimestrale. Quindi vuol dire che ogni tre mesi... La componente obbligazionaria viene riportata all'80% di peso, la componente azionaria viene riportata al 20%. Quindi, a seconda di quello che è, diciamo così, la mia pianificazione finanziaria, quindi quello che è il mio grado di rischio, se vogliamo, posso scegliere la componente azionaria al 20%, al 40%, al 60% o all'80%. Non ha un vantaggio da poco. Quindi, prima caratteristica, quattro asset allocation ognuna con un profilo di rischio diverso, quindi posso andare a scegliere quella più in linea con il mio grado di rischio e con la mia pianificazione finanziaria. Questo è il primo aspetto. Secondo aspetto, teoricamente io che cosa potrei fare? Visto che ognuna di queste, diciamo così, asset allocation ha un profilo di rischio diverso, beh, potrei utilizzarle in funzione di che cosa? Del ciclo di vita. Cioè, quando sono giovane posso optare, ad esempio, per l'ETF, Life Strategy, con che cosa? Con l'80% di azioni. Facciamo quello a, a, ad accumulo, ma che è più efficiente fiscalmente, ma non cambierebbe nulla. Quindi, quando sono giovane, scelgo l'80% azioni. Poi, con il passare fondamentalmente degli anni, che cosa faccio? Vado a diminuire la componente azionaria, quindi lo vendo per lo andare a sostituire con un 60% di azioni. Poi di nuovo passano gli anni, aumenta ancora il ciclo di vita, passo a un 40% di azioni, fino a quando magari sarò in pensione o giù di lì e passerò a un 20% di quota azionaria. Quindi non solo quattro asset allocation, una con un profilo di rischio diverso, ma ognuna di queste potrebbe essere utilizzata nel corso del tempo per andare incontro a quello che, ripeto, si chiama ciclo di vita. No? La vita di una persona è idealmente divisa in cicli, no? c'è la fase in cui eh, smettiamo di studiare e cominciamo a lavorare, c'è la fase in cui... Eh, muoviamo i primi passi nel, nel mondo del lavoro, quindi abbiamo i primi guadagni, c'è la fase in cui abbiamo. E mettiamo su famiglia quindi la fase in cui ci si sposa si compra casa quindi si fa un mutuo, si fanno figli c'è la fase successiva dove il mutuo magari in buona parte è già stato pagato, si raggiunge l'apice della, della carriera e poi c'è la fase magari della pensione, Adesso questa è un'estrema eh, semplificazione ma questo è il ciclo di vita ognuno di questi cicli eh, di vita ha delle caratteristiche proprie in termini di capacità di produrre reddito, cioè di stipendio, di capacità di risparmiare, di capacità di indebitarsi e quindi di conseguenza ha anche, ognuno eh, di questi cicli, eh, degli obiettivi finanziari diversi e ha anche un grado di rischio eh, diverso. No? Eh, quando eh, smettiamo di studiare e entriamo nel mondo del lavoro, in genere l'obiettivo è l'accumulo partiamo con pochi risparmi dobbiamo crescere e quindi inizialmente abbiamo magari la necessità di accumulare denaro, quindi un piano d'accumulo può essere la soluzione giusta poi quando entriamo nella seconda, nel secondo ciclo di vita che è quello di eh, mi sposo, metto su famiglia, compro casa, attivo un mutuo, eccetera. Avrò magari bisogno dell'entrata periodica, quindi il mio obiettivo diventa un portafoglio magari di ETF a distribuzione dei proventi per riuscire a arrivare più agevolmente a fine mese, a pagare il mutuo, pagare non so, eh, l'asilo del bimbo, la mensa, eccetera. Poi magari c'è un'altra fase. Dove il mutuo, magari, è già stato in buona parte pagato, i figli, magari, sono già cresciuti, dove magari eh, di nuovo il mio obiettivo può essere quello di eh, accumulare per l'età della pensione in previsione di, eh, oppure posso magari semplicemente eh, cercare di ottimizzare il rendimento e quindi questo è un altro aspetto, quindi magari lavorerò con strumenti non più a distribuzione, ma ad accumulo dei proventi, poi c'è la fase magari in cui mi serve arrotondare la pensione, quindi di nuovo torno a entrata periodica, poi ci sarà l'ultima fase dove magari ho bisogno della casa protetta e della badante, e il mio obiettivo sarà quello della conservazione, il rischio diventa zero, eccetera. No? Quindi a seconda del ciclo di vita io vedete che ho una capacità di produrre reddito, una capacità, un obiettivo finanziario, un grado di rischio e un'ottica temporale completamente diversi, Ecco, in questo caso questi strumenti possono essere eh, utili, no? eh, eh, Cos'altro dire? Ah, ehm, i lifestyle hanno anche una grande diversificazione eh, interna, nel senso che eh, ogni lifestyle lo vediamo da questa immagine. Eccoci qua, vedete, questo è il Life Strategy eh, 20% equity. Ehm, io continuo a dire lifestyle, ma in realtà è live strategy, non so per quale motivo, a mezzanotte comincio a dare i numeri. Eh, dicevo, eh, vedete, eh, voi comprate l'ETF, live strategy 20% equity, vuol dire 80% obbligazione, 20% equity, e al suo interno trovate tutti questi ETF con ognuno, vedete, questo peso percentuale automaticamente, dicevo, ribilanciato ogni tre mesi. Eh, quindi abbiamo, vedete, un'ampia diversificazione. Sia su asset class che all'interno su ogni ETF, che abbiamo veduto una decina di obbligazioni, eh, di ETF sia in obbligazioni che in azioni. Eh, la componente obbligazioni, tra l'altro, non l'ho detto, ma è importante sottolineare: quindi, gli ETF obbligazionari sono tutti o in euro o a cambio coperto. Ognuno di questi ETF che vedete è a replica fisica, quindi non c'è il rischio remoto ma tale della replica eh, sintetica. Per ognuno di questi, vedete, potete optare per la versione ad accumulo a distribuzione. Se il vostro obiettivo finanziario è l'entrata periodica, dovete ovviamente optare per quello a distribuzione, se invece eh, non avete l'obiettivo entrata periodica, tutta la vita scegliete quello a accumulo dei eh, proventi. Eh, il ribilanciamento, abbiamo detto, di tutti questi TF che voi trovate. Vedete, questo è il paniere. Dell'ETF Live Strategy eh, 20% azionario, questo è il paniere, vedete, del 40% azionario, questo molto più variegato, vedete, con molti più ETF, molto più diversificato. È il 60% equity, quest'altro eh, che sose di prima più o meno, eh, è l'80% equity quattro a bianco. Trovate i, eh, i pesi. Um, come al solito, dicevamo, tutti questi eh, prodotti sono tutti a replica eh, fisica e eh, l'obbligazionario, vedete sempre Hedge, Questo vedete è un aggregate bond Hidge. Ehm, ok, perché poi dopo c'è solo questo 20%, è vero stavo cercando gli altri, ma è praticamente tutto. Eh, lì. Il ribilanciamento, eh, l'abbiamo già detto, è, è automatico e trimestrale, quindi questi vengono eh, automaticamente ribilanciati e riportati questi pesi ogni eh, tre mesi. Il tutto eh, costa lo 0,25. Non mi ricordo se l'ho messo da qualche parte, ma esatto. Questo è uno 0,25 all inclusive, cioè tutto compreso. Eh, vuol dire che voi non avete il costo dello 0,25 di questo prodotto più il costo di ogni singolo ETF. Ma eh, è un costo complessivo. Quindi tutto questo prodotto vi costa lo 0,25, quindi un tero un costo di gestione anno assolutamente eh, basso, assolutamente contenuto. Quindi com capite come, eh, come mai vi ho detto che questo prodotto può essere utile per la parte core. Perché di fatto voi comprate un unico prodotto, un'unica commissione di acquisto, un costo annuale dello 0,25 estremamente contenuto. Ma in realtà state comprando una strategia diversificata. E eh, con ribilanciamento eh, automatico. Eh, detta così è bellissimo, qual è il problema di questo prodotto? Non è un problema, ma è una constatazione, cioè quello che in questo momento ha un unico eh, punto di debolezza, che è quello della liquidità, e la liquidità, cioè eh, gli scambi medi giornalieri di questi eh, ETF non sono ancora particolarmente brillanti. Eh, C'è un motivo, ovviamente. È quotato totalmente tanto poco tempo che è, è normale che eh, ci sia poca liquidità. Eh, il mio punto di vista è e lo vedremo tra qualche mese in realtà, è che eh, questi ETF sono destinati a prendere piede, ehm, per cui fondamentalmente io sono convinto che nei prossimi mesi il problema della liquidità verrà eh, superato, quindi eh, questi prodotti diventeranno liquidi. Ho comunque osservato il market maker in, questi, in queste settimane, ho visto che comunque il market maker è presente sul mercato, fornisce una buona liquidità, al sistema e anche uno spread abbastanza contenuto. Bide sono tra la migliore proposta in acquisto e la migliore proposta in vendita. Quindi è vero che la liquidità non è elevatissima, anche se in aumento, ma il market maker comunque la garantisce, e fa il suo eh, mestiere. Tra l'altro, ho notato, ma questo era abbastanza semplice da ipotizzare, che eh, non tutti questi prodotti sono liquidi allo stesso modo, ma ho notato due cose. I prodotti ad accumulo, come è normale che sia per questo genere di prodotto, sono molto più liquidi di quelli a distribuzione. Quindi se voi andate a fare proprio la classifica, vedete che quelli a distribuzione scambiano poco, mentre quelli ad accumulo scambiano eh, di più. Questo è il primo aspetto eh, evidente. Il secondo aspetto è che ce ne sono alcuni molto più liquidi di altri. Ad esempio il primo, 80% bond e 20% azioni. Il 40% bond, 60% azioni e il 20% bond, 80% azioni sono i tre più scambiati, tutti ad accumulo e, ehm, con queste caratteristiche. Eh, quindi dicevo, al momento la liquidità non è eh, eccelsa, se vogliamo, ma ehm, la prevedo in forte aumento soprattutto su questi tre che vi ho selezionato quindi se vi lavorate ad accumulo e rientrate in una di queste tre tipologie secondo me già da adesso questi sono prodotti che potete inserire in portafoglio soprattutto se lavorate con un approccio piano d'accumulo no? quindi con un pack questi si possono già sicuramente utilizzare eh, se invece non li utilizzate come piano d'accumulo qual è la strategia eh, più utile da questo punto di vista eh, beh sicuramente questi sono prodotti da eh, utilizzare con una strategia statica, no? eh, dal momento che voi non state comprando un etf che investe in uno specifico asset ma state comprando in realtà abbiamo detto una strategia, eh, beh a questo punto non ha senso gestire in modo dinamico una strategia in questo modo o ehm, per gestire questa posizione no? o usate un piano d'accumulo come vi dicevo, lo potete fare fin da adesso oppure adottate una, una strategia statica. Lo comprate e lo mantenete in portafoglio. Volendo, potete fare anche un pick più un pack: no? quindi una parte la acquistate subito poi un piano d'accumulo per integrare le quote. Però, tornando all'argomento, eh, questa soluzione, ripeto, poco liquida in questo momento, ma secondo me sarà un'ottima soluzione per gestire la parte. Cioè lo zoccolo duro a rischio contenuto del vostro portafoglio. Ok, per questa sera è tutto. Io vi do appuntamento a mercoledì prossimo, mercoledì sera dove ci sarà la seconda parte, dove andremo a trattare eh, dei temi molto interessanti perché faremo degli esempi concreti, vediamo proprio i nomi e cognomi di prodotti, vi farò proprio vedere degli esempi di satellite, eh, vedremo il portafoglio entrata periodica, vedremo un portafoglio di certificati sia capitale protetto che capitale condizionatamente protetto, quindi il meglio che offre in questo momento il mercato dei certificati dell'una o dell'altra tipologia, vedremo le azioni ai heal, cioè hide, con i dividendi erogati più generosi, vedremo quali sono le azioni, le azioni con la maggiore, la migliore, la maggiore diciamo così, redditività, quindi che hanno utili e una redditività crescente, vedremo qualche strategia contraria per andare a cercare di eh, andare a investire vedremo con quali modalità eh, sugli asset che magari sono stati eh, bistrattati nel 2020 magari a causa no? il 2020 si è caratterizzato fondamentalmente dal discorso ovviamente eh, pandemia, lockdown e recessione quindi alcuni settori penso a quello eh, dell'auto quello dei viaggi, dell'intrattenimento fisico eh, hanno sofferto parecchio del turismo, eh, i mezzi di trasporto l'aereo eccetera eh, sono temi che, eh, in caso di diffusione del vaccino, di efficienza del vaccino, di una situazione in via di miglioramento, speriamo eh, potrebbero dare buone soddisfazioni. Poi c'è tutto il tema dei megatrend, anche lì andremo a dedicare un paniere a quello. Parleremo di stagionalità, creeremo un portafoglio basato sulla stagionalità e poi parleremo anche di trading. Eh, io sono convinto, ve lo anticipo, che il 2020 sarà. Un anno con ehm, non mi aspetto ribassi epocali salvo sorprese negative, speriamo di no. Lato vaccino. Io credo che sia un anno abbastanza eh, sul tranquillo, quindi con delle situazioni di rialzo, correzione dei prezzi, rialzo, correzione dei prezzi. Eh, ritengo quindi che l'approccio eh, by the dips, cioè comprare su debolezza l'azionario, resti una strategia eh, vincente. Quindi vedremo una strategia eh, da applicare in quell'ottica trading e vedremo. Su quali titoli quella strategia dà i risultati migliori? Ok, per questa sera è tutto. Io vi ringrazio per l'attenzione. Domani troverete la registrazione sul mio canale YouTube. Riceverete tutti i video, voi che siete iscritti. A questo, questo video, vi ricordo: sarete iscritti anche. Siete già iscritti in automatico anche alla lezione, cioè la lezione alla videoconferenza di mercoledì. Grazie a tutti per l'attenzione e buona serata.